stata dura, non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Ci siamo? Ci siamo. Ok. Fitz, lascio a te la parola. Grazie. Perché io in questo momento non ce la posso fare. Fitz? Allora, signore e signori, benvenuti all'ultima puntata. Nel senso che almeno così mi ha detto che si dividono le nostre avventure in puntate e vorremmo potervi raccontare in sintesi le nostre gesta dall'inizio alla fine, ma scusatene, io ho viaggiato nel tempo, lo so che avete il replay, so che avete le puntate salvate, quindi non rompete le scatole, andate ad ascoltarvi la precedente e riassunto fatelo voi! Noi abbiamo fretta! Altro da fare! Leech! Bel riassunto, bello. Prima mi ha detto, no ma c'ho io un bellissimo riassunto, me lo sono preparato. Più sintetico di così. Mi sembrava Kenneth Branagh durante l'Amleto. Sì, praticamente sì, sentito, pesante, pregno di pathos. Sì, proprio. Ti ha vibrato il basso ventre. Quello che state ascoltando è Fumble. È una puntata molto accaldata, molto arrabbiata con lo streaming video. Neanche con Zuckerberg e basta, che sarebbe così. Non farlo mai un più. Classico. No, è proprio lo streaming video che oggi ha dei grossi problemi. Per cui ci state ascoltando, se ci state ascoltando in diretta su Spreaker, se ci state guardando vuol dire che è già passato qualche giorno e il video è stato pubblicato post registrazione su Facebook e YouTube. Speriamo non post mortem. Beh, dipende di chi, del Lich King magari sì. Ok. Diamogli sta ravana. Ma è già morto? È non morto. Sì, ma vuol dire che prima è morto. È non morto, non sai se prima è morto. Sarà la prima cosa che gli chiederò. Piccoli dettagli. Comunque, quello che state ascoltando è Fumble. Fumble Now. Fumble Now. Fumble è il podcast di giochi di ruolo. Il primo. Il primo e più bello. The first. Podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Questa sera giochiamo, per finire le avventure della Grigia Accademia, a un gioco completamente diverso. Non giochiamo a tredicesima era. Giochiamo a Risico. No, non così no. Diverso, però inizia uguale. Giochiamo a Rifts, l'Ultimate Edition per la precisione. Rifts è un gioco del 1990 di Tsimbieda, che è un game famosissimo designer, game designer americano. No, non ho capito proprio il nome. Tsimbieda. Tsimbieda. Sì. Bel nome. Perché giochiamo a Rifts Ultimate Edition, anche se è un gioco del 1990 e non è nessun anniversario particolare di Rifts. Perché? Siamo un dei gruppo di coraggiosi ha deciso, prendiamo il manuale della Ultimate Edition, dato che non esiste in italiano, lo traduciamo. Vista la quantità di pagine, allora sono loro i malati di mente. È possibile. Per la quantità di sbatti che si sono fatta. Attualmente ammonta alla bellezza di 381, 2, 3 con la scheda, diciamo 4, 385 pagine. Scritte piccole piccole, 385 pagine scritte fitte e dense e piene di roba. Esatto, se la camera dove la mi inquadra, camera giusto per dare un'idea agli ascoltatori. Perché il mio correttore ha pensato che nel cercare un'immagine di Tech Problem, io stessi cercando Techno Problem. E ti ha trovato il techno Viking. Le canzoni. Rifts Ultimate Edition non è in vendita nei negozi, ma se vi interessa il progetto potete andare sulla pagina di Rifts Italia, che è linkata nella puntata scorsa e verrà linkata anche in questa puntata nelle note appena finita la trasmissione. Chiedete agli amministratori come fare per ottenere il manuale. A noi l'hanno regalato, quindi non saprei dirvi di più. Ma so penso che mi hanno centrino detto, delle Vergini. Mi hanno detto digli di scriverci e io vi dico scrivetegli. Fumble Now, scrivetegli anche Fumble Now. Scrivete anche Fumble Now, così sanno che siete arrivati da noi. Rifts è un gioco che come presupposto era un'ottima idea, e cioè era: prendiamo un megaverso, multiverso della Palladium, che aveva già prodotto un sacco di giochi, tra cui anche quello delle Tartarughe Ninja, per dire. Alla faccia del multiverso. E facciamo un regolamento che permetta allo stesso personaggio di passare da un mondo all'altro riciclandosi e andando in maniera uniforme ovunque voglia. Che gatta! Gli è scappata la mano, però. È un'ottima idea. E questa è solo l'Ultimate Edition, che non vuol dire che sia tutto quello che è pubblicato, perché sono tipo altri 20-26 manuali di questa. Ok, premetto per gli ascoltatori, guardatori, eccetera, che io sono la voce dell'ignoranza. Quindi questa è come la Bibbia, c'erano 8.900 Vangeli, ma alla fine hanno deciso di metterne solo alcuni. Okay.
La Ultimate Edition non è la prima edizione di Rifts, è il manuale base con aggiunte delle classi che sono arrivate dopo. Okay. E alcune regole che sono state aggiunte mano a mano che andavano avanti le ambientazioni. Ad esempio il mega danno, di cui vi parlerò dopo. Il mega danno! Va annunciato, come l'arma di un robotone, esatto, giapponese. Sì, veramente si mega agganciamento! Danno. Ok, mi preparo. Un po' più giapponese. Ok, sì, sì. Megarudanu! Esatto, bravo. Giusto. Deceptive Exuchenju. Magaruda! Rifts, l'ambientazione base, è una distopia in cui nel futuro gli Stati Uniti... Okay. Una distopia. Nel futuro gli Stati Uniti sono ragazzi, state a scuola. Sono diventati esattamente quello che ci aspettiamo oggi con Trump. Una mega dittatura con le armi atomiche, finché non c'è stato un grosso cataclisma che ha decimato letteralmente, perché è rimasto vivo tipo il 10% della popolazione mondiale. Dopodiché gli Stati Uniti si sono divisi e la coalizione è sostanzialmente i fascisti americani. Ah, che però hanno i robottoni che e meraviglia. I mutanti. Ah, gioca americano, immagino. Sì, okay. Fascista. Nel farlo, perché gli americani in realtà è così la loro mappa vera adesso, esatto, attuale, è americani e fascisti. La cosa bella di Rifts è che quando è stato scritto era una provocazione politica dei tempi di Bush senior. E sono in realtà invece. E adesso in realtà, che bello, che bello. Se vai in America trovi robottoni mutati. Questo cataclisma ha aperto, dei portali. Quello è come li chiama Trump, in realtà sono messicani quelli. Scusa. Ha aperto dei portali che sono i Rift, si è risvegliata la magia e è successo il peggio, il grandissimo patatrack, come direbbe la canzone di Ranma, perché un po' simile a Shadowrun, si sono risvegliati i poteri latenti, in più si sono aperti portali su altri mondi da cui è uscito qualunque cosa. Quindi ma anche tipo da frigoriferi o in punti prestabiliti? In punti più o meno prestabiliti. Anche da frigoriferi magari, potrebbe essere. Magari se un frigorifero sta su una ley line, anche dal frigorifero potrebbe uscire qualcosa. Zul! Esattamente, è quello che ovviamente pensavo. Essendo un gioco di ruolo americano degli anni 90, l'accoppiamento dove si è aperto un portale, che cosa c'è dentro... è uno a uno, quindi in Inghilterra si sono aperti i portali che danno su Avalon e sul mondo delle fate, okay, e cose di questo, perfetto, genere. Ci sta, ok. Noi abbiamo preso... Poveri nord europei, esatto, perché c'hanno tutte storie un po' di merda. Mi si è aperto con su Babbo Natale. Sì, c'è anche probabilmente il portale su Babbo Natale. Quindi quello gli è andato peggio, guarda quelli di Narnia. Questa sera noi però teniamo l'idea di base, che sono i portali e i rift che danno su altre realtà. Siete in una distopia creata dal Lich King invece che dai presidenti americani e stiamo là. Sono più o meno lì. Il Lich c'è al parrucchino. Esatto. E i vostri personaggi sono stati più o meno adattati alle classi di Rifts, che sono tantissime, si dividono tra classi occupazionali e classi razziali. E alcune razze possono avere le classi razziali e quelle occupazionali, ma non necessariamente. Ci tengo a sottolineare prima di iniziare che il mio personaggio, anziché avere delle daghe, ha un fucile a pompa. Ah, ok, quindi va bene. No, l'abbiamo trovato mentre scappavamo dai... Perché di fatto qualcuno dovrebbe fare un riassunto vero. È un po' difficile fare un riassunto vero non avendo ben idea di come si... Allora, dunque, è successo questo. No, sappiamo questo. Benissimo cosa è successo. Ah, prima? Già. Il riassunto non è ciò che avverrà, è ciò che è successo. Sì. Riassunto. E queste si spiegano un sacco di cinque i temi. Esatto. Fai un riassunto del libro. Non lo so, non è ancora uscito il 2 e quindi non lo posso fare. Allora, due punti. Riassunto prima di entrare in Broxnar. Siamo tornati... No, io vorrei un riassunto da parte di Broxnar. Che fatica. Noi tornati di tempo di imperatore dove noi ucciso Taruk. Dopo aver ucciso Taruk, noi arrivati in Rocca di Sparviero, ma tutto cambiato. No più frattura, no più distruzione, no più niente. Arrivati in villaggio, ho incontrato Di Will, che nel frattempo di diventa sindaco. Lui porta nuova accademia, ma no, anzi, Halfling impazzito porta di nuova accademia. Salta di qua, salta di là, salta sopra, salta sotto. Lui ci porta di nuova accademia, ci riconoscono in fotografia dipinto quello che è. Lì ci consegnano di scaglia di drago e poi di elfo canterino, lui e sua a falce manda nota contro di scaglia, spacca scaglia, si apre portale e noi finisce in questa roba dove arrivano carri di cielo che ci spaccano la testa, ma noi spacca carro. Zitti un secondo.
Cosa non ho neanche spiega? Cosa stai facendo? Stai evitando di tirare un porpone cosmico. Puoi tirarlo adesso, non siamo online. Siamo nel video. Ah, ma c'è l'audio nel video? No, registro il video senza l'audio. Allora sappiate tutti che in questo momento Claudio avrebbe tirato un porcone. Ma è un serial killer il mio personaggio, vedo che anche del nastro isolante. Sei Will, quindi sei un serial killer. Un serial Will. Tecnicamente. Esattamente. Grazie del riassunto. Siete nei vicoli di questa... di questo semipiano distopico dove degli immensi grattacieli di cemento armato e metallo e vetro ricoprono qualunque cosa, è impossibile vedere il cielo sopra di voi. Si vede una divinità cadere in lontananza? Sì, anche alcuni santi. E ci sono dei barboni lungo le strade che avete già visto l'ultima volta, non erano nemmeno in grado di muoversi da quanto erano deboli e mutati. E vi state muovendo, scappando non necessariamente, però allontanandovi velocemente da dove siete finiti l'ultima volta, cioè quasi schiacciati da un'automobile volante della polizia del Lich King. Io tiro fuori da una delle mie tasche l'auto che ho nel mio equipaggiamento. E vedete in lontananza, nel vicolo in cui state correndo, una figura incappucciata che sta aspettando in mezzo alla strada. C'è qualcuno? Stai chiedendo se c'è qualcuno? Sì, c'è qualcuno, c'è il tizio in fondo alla strada. Ci sono. Magari rispondeva. Beh, io vado dritto, bello deciso da questo qua. Non lo rompere! Tu di uomo con di cappuccio! State attenti. Davanti a te c'è anche Tane, che sta correndo ancora insieme a voi. Siete arrivati fino qua? Ottimo. Beh, grande intuizione. Ve l'ho concesso. Quindi perché sei stupito? Mi sono stupito che voi siate sopravvissuti fino ad adesso. Sei tu che hai ordito. Non ho capito. Non è tanto lineare come ragionamento. No. Però penso che sia qualcuno da ammazzare, Brox. Quantomeno fai vedere il tuo volto. Oh, il mio volto? Qui non ci saranno amici. In questo posto... Non ne avete neanche uno, è vero. E si toglie il cappuccio ed è un volto molto scheletrico con una corona in testa. Lui, re di Lich. Così patetico? Qualcuno che si è preso una corona. Di volto di scheletro? Di corona? Lich quasi scheletro? Corona? Lich King? Anche il tuo ragionamento invece è troppo lineare, eh? Il vostro amico è il più intelligente del vostro gruppo, a quanto pare. Siamo fottuti! Me lo immaginavo un po' più. Giochiamo a carte scoperte ora. No, noi non ci credo che sia lui. Cioè, guardalo. Ok. Sei tu che hai ordito tutto ciò? Sei tu che c'hai... Sì. Io guardo te. Perché? Che cosa vuoi da noi? Ah, da voi in particolare non molto. Speravo solo che foste l'ultima goccia di potere che potevo assorbire dal mondo che tanto mi ha odiato prima di distruggerlo. Non e voi mi avete accaduto. Portato addirittura due chiavi, non una sola. Già, siamo venuti a riprendere le altre. Quali altre? Di che stai parlando? La terza chiave. Non esiste nessuna terza chiave. Ah, quindi non ha neanche le informazioni giuste. Provo a bluffare. Ok. Quindi puoi provare a fare un tiro di... comunicazione, se ce l'hai, di qualche genere. I tiri di abilità sono un dado da 100, devi fare sotto la tua sotto percentuale. Ok. No, però visto che sento la mia mente che si è un po' espansa da quando sono qui, mm-hmm, e riesco lievemente a percepire i pensieri dei miei compagni, io provo a convincerlo in quel modo. Cerco di espandere la mia mente verso di lui per dargli un, come se fosse sicuramente certo di quello che so. Quindi vorrei usare conoscenza, psionici e poteri? Sì, è sempre un dado percentuale. Mm-hmm.
da 100, scegli. Grazie, dammi quei due di Cthulhu rosa. Ecco, stavo per... me l'aspettavo. 43. 31. Non so di quali chiavi tu stia parlando, però... Neanche io, scusa, ho sbagliato, non volevo dire niente. Ti stai confondendo con qualcos'altro, perché le mie due chiavi... Sicuramente mi confondo con qualcosa. Le avete voi? Ma adesso pensaci tu, Tain. E vedete che Tain è congelato e non riesce assolutamente a muoversi. Ha le due spade in mano, e le due spade in mano, quando dice Tain, pensaci tu, assumono un alone violaceo rossastro che in genere non hanno. Ting! Provo. C'è qualcosa, questo è problematico. Che possa controllare le spade. Butta le spade, Tain! Non posso. Prova a disarmarlo con la diapa, sfortunato. Ma io. Ottimo, facciamo una bella prova di iniziativa. Tiriamo tutte le iniziative. Su cosa? Sì. Allora, la prova di iniziativa è un dado da 20, secco. Giallo, a meno che non abbiate giallo, alcuni giallo. Bonus apposta che eventualmente sono segnati 4, che culo. Io ho 3 eventualmente. Se non ce l'hai scritto 20 è critico? No, sull'iniziativa. Sei rapido sull'iniziativa. Una volta che fai 20, cioè, sprecato proprio così sull'iniziativa che... sì. No, sprecato, magari è il primo di tanti, chi lo so. Alphons 20. Fitz quanto fa? 11. Ah, è tiro secco senza bonus? Eh? Tiro secco? Sì, se non hai scritto sulla scheda che hai. Ah, solo con le abilità, non ci sono modificatori. Io ho 4 e Will 3. Ok. E invece Tail fa 8. Io e Will praticamente stavamo mangiando uno snack. Alphons, tu vedi che Tain è completamente paralizzato e sta cercando di opporsi alle sue spade senza riuscirci. Come funziona il combattimento in Rifts? Avete più azioni e attacchi per ogni round. Al primo livello avete 4 azioni o attacchi, okay. Ma tenete conto che se volete parare, difendervi, schivare, vi costa un'azione, quindi, okay, quindi se volete farlo ne dovete tenere. Va molto bene, chiarissimo. Alphons? Alphons prima con una delle sue azioni prova a disarmarlo, non so quante azioni costa. Una. Prova a disarmarlo. È andato da 20. Più? Hai bonus a disarmare? Non è attacco trattenuto, no, non è assecondare il corpo. Hai nelle abilità disarmare. Disarmare ce l'ho nelle tecniche di combattimento. Ma c'è segnato di fianco un più qualcosa? No. No, e allora è un tiro. Ok, tiro secco. E ci sta, siamo male. 5. Colpisci la spada pensando di prenderla tra le due e girarla facendo la mossona, chiaro. Facendo la mossona e senti che la lama è fermamente salda nelle mani di Tain. Che è di legno praticamente. Io che provo... si sta girando verso di te, iniziando a sollevare una spada. Io provo a percepire la zona intorno a me perché la sento un po' strana. Senti una vibrazione adesso che stai usando la diapasword. Senti una vibrazione che arriva direttamente dal terreno e che ti sembra molto peculiare. Hai avuto modo di sentire cose simili in altri momenti della tua vita, ma mai così forte. In genere è quando c'era un fulcro magico per cui lo stesso potere della magia riusciva a entrare in sintonia con la... Mi sembra che sia estesa questa cosa o solo dove sono io? No, ti sembra che pervada parecchio il terreno intorno a te, che si possa estendere per qualche chilometro persino. Ammazza. Allora provo a... ci riprovo perché la mossa era perfetta. Riprovo a disarmarlo di nuovo in quel modo, cercando di... 11, non credo. Ricolpisci l'altra spada, provi adesso, dato che ne ha due. Una non ha funzionato, magari l'altra è più debole. Tain, il crociato ha fallito, vuoi fallire anche tu? E senti che questa è un pochino meno salda, sta cercando di opporsi con tutta la sua volontà. Allora riprovo su quella con la terza, ho 4 azioni? Sì. Riprovo con la terza.
2. Tain! Anzi, non resistere! Anche questa, la sua mano si sta di nuovo stringendo salda attorno al... No, Tain, non cadere anche tu! E poi provo a assecondare questa onda che mi sembra partire da tutto il terreno per cavalcarla parecchio più lontano da qui. Quanto più lontano da qui? Dietro Brockstar, perché io ero proprio più vicino a Tain. Ok, voi lo vedete che scompare trascinato nel terreno da qualche cosa e riappare appena oltre Brockstar. Chi? Alfonso. Wow. Ho una domanda. Dimmi. Ma il mio bastone? Ce l'ho anche qui dentro. Hai il bastone. Se non ricordo male come funzionava, parole tue, mi giro verso il Lich. Faccio vuoi una guerra? Non si toccano gli amici. Al, torna qui. Tuc. E in teoria fare il bastone quello del rewind. Sbatti il bastone per terra e non succede assolutamente nulla. Merda! No, sto bene qui! Ti consiglio di venire dietro anche tu. Tain! Pensa a cosa direbbe il crociato se ti vedesse in questo stato controllato dal re dei Lich. Allora io faccio altera terra. Ok. Altera terra ti costa dei punti magica. SPP. EPP. EPP. Io c'ho PPE. Sì, perché tu hai la scheda americana, perché non trovavo più il PDF di quella italiana. L'ho trovata solo dopo che avevo già compilato la scheda e ho detto, vabbè. Giusto, dai a manto la scheda in inglese. È più divertente. Esatto. Allora, cosa hai detto che usi? Altera terra. Altera terra ti costa 3 punti. Ok. E quello che puoi fare è di cambiare la consistenza del terreno con vibrazioni e correnti d'aria impercettibili. Puoi alterare 907 kg per livello di terra. Che no? E dimmi quindi che cosa vuoi fare. Che livello fare. È? Sei il samurai arancione. Zero. Sì, davvero. Ah, ok. Quindi zero metri. Benissimo. Ah no, lui di che livello è? Pensavo l'incantesimo. No, lui. Perché è zero. Zero. 900 per zero. È almeno di uno. E trasformo in sabbie mobili il terreno sotto Atena. Ok. E lo faccio sprofondare fino alla cintola. Mm-hmm. E poi rifaccio tornare il terreno duro come roccia. Ok. Poi? E con l'altra azione, visto che in teoria ne ho due. Ok, aspetta, no. Credo. Da dove cacchio lo trovo? No, tu ne hai comunque quattro. Sempre quattro? Sì. Ah, ottimo. Rifallo, fallo andare al centro della terra, fine. No, mi sembra brutto. Cerco di togliere le spade dalle mani a Tain, una delle due, con una prova di lotta. Non era la tua. Suppongo. Però lotta non mi ha indicato che ce l'ho, ma non c'ho un cazzo. O corpo a corpo esperto. Anche direi quello. Che cosa gli vuoi fare? Ce l'ho. Voglio da tirargli una botta alla mano per fargli perdere la spada. Ok, dado da 20. Adesso fai due anche tu. È impossibile disarmarlo, no, le spade! Le spade sono troppo forti! Basta, non ci provare neanche, è impossibile! Ma sai che c'è? Io penso che verrò vicino a te. Anche perché tanto tocca prima a Tain. E vedete che per un attimo sta ancora cercando di appoggiare le spade per terra, anche perché è infilato fino alla cintola nel terreno. C'è ancora Lich King? No. Sta proprio cercando di appoggiare le spade e abbandonarle per terra. E vedete che in un ultimo sforzo i suoi occhi diventano completamente neri. Vi guarda e vi dice: il crociato ha già vinto. Sbatte le spade per terra e voi vedete due crepe crearsi intorno a Tain, dove ha colpito con le spade,
che proseguono per qualche decina di metri, spaccando il terreno in due. Faccio un passo indietro. Lui si solleva, togliendosi di dosso il terreno, gli rimane dei... Non sei mai stato così bene, Stain, fermati! Gli rimangono dei pezzi di pietra attaccati che lo rallentano. Si gira verso Broxnar e fa: tu sarai il primo a pagare per tutti loro. E solleva la spada. Ma non avevamo un credito aperto con Tain. Ti colpisce. Allora, come funziona il combattimento? Sto già sudando io. Il combattimento funziona che quando tirate il dado da 20, se fate 4 meno è mancato sicuramente. Se fate 5 o più, avete colpito, ma dovete vedere se superate l'armatura. Ok. Tu adesso, okay, la tua armatura non ha punti armatura perché ha solo punti di resistenza a mega danno. Ok. Mega danno! Mega danno! Mega danno now! E ti fa 9 mega danni. 9 mega danni. Quello che vedete voi è che Tain solleva la spada. Scusa, mi fa ridere. Mega danno spaziale! No. La affonda su Broxnar e l'onda d'urto dietro spezza un pezzo del palazzo che si piega e inizia a crollare. Sì. Okay. E inizia a crollare. Tu inizi a toglierti 900 danni, no? No, perché sono mega danni. Lui ha l'armatura da mega danno, quindi si toglie solo i mega danni. Quindi 9 mega danni? 9 mega danni. Ok. Da dove? Dalla tua armatura. Se no, se non c'aveva l'armatura? Era 900 danni. 900 danni? Sì. E il mega danno è mega. Ma la mia armatura dove la tengo? La tua armatura subito a cercare. No, perché non so se ho la mega resistenza. Non vorrei beccare 900 danni. Se fai bene. Così. No, la tua armatura, se non ricordo male, è normale. Forse sull'altro foglio, un attimo. Sa di no. Ah no, perché avevi i soldi da spendere. Quindi sì, potresti avere l'armatura da mega danno, da 60. Ma se devo scegliere tra averla o non averla, sarà una dura scelta. E queste sono due azioni. Con la terza... Sono recuperabili? Cioè, nel senso, c'è possibilità, devo riparare l'armatura. Devi riparare l'armatura. Okay. Io posso ripararle, sono riparatore. E con il secondo attacco cerca di buttarti a terra. Mm-hmm. Ti spinge addosso. Non è abbastanza forte da buttarti a terra. Senti che sono proprio le spade ad avere... il controllo. Il potere. No, non solo il controllo, il potere. Lui rimane il Tain di prima, che quindi è un uomo abbastanza forte, mm-hmm, ma tu sei più grosso e robusto di lui. Okay. A spallate è difficile che ti possa buttare giù. Ok. Broxnar. Io rispetto di te come guerriero, ma ora basta! Quindi provo a tirargli una mazzata sulla nuca per stordirlo, cioè per renderlo inoffensivo. È l'ultima volta che gli faccio un favore dopo lo squarto. 8. Lo colpisci e provi a stordirlo, quindi. Sì. È un tiro salvezza. Ok. I tiri salvezza sono, se ho capito giusto, come nell'advanced, quindi devi fare sotto al tuo... Ok. Sopra. Sopra al valore che scende, giusto? Esatto. Sì. Devi fare sopra un valore che scende. Cioè, il tiro salvezza 13, 16 come la seconda, è basso. Come la seconda edizione. Sì, sì, ma capisci. Tiro salvezza 12 è meglio di tiro salvezza 16. Ok. Esatto. Perché devi fare più di quel numero. Ok. Quando sei di alto livello ce le hai basse. Ma 2, 3. Ok. Infine. Paladino c'era 3, 4, 2. E fa 20 di dado. Cadevo. Lo colpisci. Vedi che i suoi occhi si sono un po' spenti, ma non, mm-hmm, è lui a governare, quindi... è quasi impossibile riuscire a stordirlo e a buttarlo a terra. Cioè, puoi buttarlo a terra, ma non nel senso che è svenuto. Va bene, quindi dobbiamo disarmarlo. Mm-hmm. Allora. Quindi, scusami, una domanda di meccanica. Se io avessi voluto schivare...
mentre lui mi attaccava, avrei dovuto usare punti prima mentre lui mi attaccava? Avresti dovuto usare un'azione per dire schivo. Cioè, adesso stai usando le azioni. Una hai fatto una cosa, ne hai fatto, devi decidere. Sì, 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 no, no, quello l'ho capito. Volevo sapere solo se potevo usare le mie azioni nel suo turno, sì. quando sì. giocavo in difesa. Ah, ecco, era per capire. Assolutamente sì. Ok. Ah, ok. Va bene, io provo ad amputargli le braccia. Così cadono le spade. Ok. Di amputargli le braccia? Sì. È un'ottima idea. Beh, sembra. E quindi. Andando a 20.000. E ci va leggero, bro. 10. Va bene, di 10, ma tu sei un. Un mega fortone. Quindi mega fortone? Sì. Hai un bonus all'attacco in realtà. Mm-hmm. Di più 3. Ok. Quindi hai fatto 13. 13. Che vuol dire che l'hai colpito? Mm-hmm. E con cosa l'hai colpito? Delle robe che hai? Beh, io gli voglio tagliare le braccia, o almeno le mani. Ok. Quindi. Fai quindi un dado da 4 di mega danno, mm-hmm. più il tuo bonus che è lo stesso dell'attacco. Allora, di 4, mi pare, c'è un di 4. Sì. 3 più 3 sono 6 mega danni. 600. E quando lo fai, senti che anche tu sei diventato in qualche modo parecchio più forte. Mm-hmm. Senti che l'ira che ti sta montando dentro arriva da sottoterra ed è l'ira stessa di questo mondo che è stato devastato così tanto dal Lich King, mm. da muovere la tua mano per vendicarsi. Mm. Chiaro. Per cui fai mega danni anche tu. Ok. Will. Niente, io voglio cercare di disarmarlo dall'altra arma, perché un'arma è stata già tolta, giusto? No. No, io gli ho fatto solo mega danni, ma non sono riuscito a. Niente, voglio riuscire a disarmarlo. Dove le braccia. Fagli abbastanza danni al braccio. Ok. Dove hai il braccio ferito, cerco di togliere l'arma. Niente, mi avvicino e tento di disarmarlo. Devo tirare un dado da 20? Sì. E ho un più 1 a disarmare. Bella, 20. Ti avvicini, Tain è mezzo bloccato ancora dai massi. Il suo colpo l'ha comunque praticamente schiacciato contro un palazzo. Proprio mi lancio sul braccio, lanciandomi con le gambe contro di lui e spingendomi indietro. Con una mossa più da judo che. Che da ladro, vabbè. Che da ladro, riesci a staccargli la spada e senti che però ti sta bruciando le mani. La butto per terra subito. Però al momento è senza una spada. Quando la spada tocca per terra, Alphonse sente una brutta vibrazione provenire dal terreno, come se qualcosa di non di questo mondo stesse cercando di farsi spazio nell'energia magica del quando mondo. Cade la spada per terra? Sì. Will, vuoi fare altro? Ma visto che posso provarci un'altra volta, tentiamo di disarmare anche l'altra. 11. Riesci ad attaccarti anche all'altra spada e senti però che lui sta facendo parecchia. Tento una terza volta. Vai. 15 o 16. E riesci a staccargli anche la seconda spada? Grande Will. Le spade, tenetele lontane da lui. Muove tu, noi impegnati a tenere fermo. Già, miracolo che non squarta. Quando gli stacchi la seconda spada, vedi che cade proprio per terra. Secco, perché in realtà lui l'ha stordito prima. Erano le spade che lo tenevano in vita. Mm. E le spade vi sembra che stiano mettendo fuori delle piccole gambe da insetto, cercando di spostarsi verso il primo che possono raggiungere. No, come la mano mangia roba di Vampire Hunter. Alphonse. No. Alphonse vede sono attaccate al terreno le spade? Sono appoggiate per terra e stanno strisciando con le gambettine da. Le gambettine. Come se fosse la spada di Fukezuna. No, che bel ricordo, grazie Claudio. Prego. Alphonse sbatte le mani tipo Full Metal Alchemist e inizia a cantare. Ora son cazzi, ti rompiamo il culo! E lancia tappeto adesivo. Oh,
super mossa. Voi vedete che il terreno diventa bagnaticcio di una sostanza non... Dici per quanto costa? 8. Non chiara. È una sostanza un po' grigiastra, un po'... Sulle spade, chiaramente. Puzzolente. Sì, copri 27 metri quadri. Spade e Tain, cercando di evitare loro. E si crea questa patina sul terreno e le spade che stavano camminando verso di voi, vedete che rimangono appiccicate, cercano di sollevare le zampettine, ma ci sono dei filamenti di colla, sembra. Che le tengono appiccicate al terreno. Non ti avevi detto la parolina magica? E quanto, quante azioni è? Una. Ok. Quindi... Noi devi distruggere. Voglio provare a capire se riesco a percepire qualcosa dalle spade, qualche tipo di tipo particolare di energia, magari necromantica o non morti o demoni o qualcosa del genere. È andato da 100. Sa percepire magia? Sì. Ah, automatico, 30,5 metri. Ah, ok. Allora aspetta, io voglio fare qualcosa di però di più, tipo una lettura delle ley line. Con lettura delle ley line pure automatico, tra l'altro, mi pare. Pagina 126. 126, te lo leggo subito. Cioè voglio farlo bene, voglio usare una delle azioni per farlo. Con calma. Beh, dai. Il fatto che sia automatico vuol dire che non devi, non che non sia un'azione. Subito. Ah, ok. È un concetto. Ah, trasmissione, okay. Lettura. Allora, prima provo con un'azione a fare, prima individuazione del magico. Ok. Perché poi se no faccio conoscenza demoni e mostri, e in caso se no conoscenza folletti e creature magiche. O mitologia anche ciò. Le spade sono evidentemente magiche, ma quello che più che altro percepisci è che la loro energia magica viene da un punto preciso che sta più avanti, ancora più avanti di dove fosse la figura del Lich King che è scomparsa quando avete iniziato a combattere contro Tain, e saresti in grado di seguire questa traccia e portarvi fino a Brox, Will, Fitz, di là. Sento che qualcosa è collegato alle spade, lì. In sì. Quella direzione. Noi deve di distruggere spade. Ci penso io a immobilizzare le spade. E mentre dico questo, tiro giù da un elmo che ho in testa, sai gli attrezzi che usano i saldatori, sì, per saldare, e proprio la fiamma per saldare, che ho nel mio equipaggiamento. Che hai trovato per caso in un vicolo prima, hai detto. La mia seconda azione è questo, e gli dico quello. Con la mia terza azione provo a ripercorrere l'onda che sentivo prima, per stavolta spostarmi parecchio di là, tipo dove ho sentito, una decina di metri prima di dove ho sentito il fulcro. Ok, ti teletrasporti in avanti, lui vedete che scompare di nuovo trascinato nel terreno, mm-hmm. E ti ritrovi un bel po' più avanti rispetto a dove stavano, a dove stanno i tuoi compagni. Quello che vedi davanti, che prima non riuscivate a vedere per quella semifoschia che riempie le strade di questo orribile posto, è l'ingresso di un palazzo. Una volta era probabilmente un castello abbastanza antico che è stato più e più volte risistemato. Ti sembra che ci siano dei pezzi che non sono nemmeno in questo mondo, ma che un portale sia aperto e che esca un pezzo di un palazzo di qualcun altro da un lato. Io... E no, l'ultima cosa che noti è che intorno alla porta ci sono tutti i simboli delle icone con una X sopra. Tranne quello del Lich King. Di qua c'è un ingresso! E lo sentite parecchio in lontananza. E no, difatti, visto che me ne accorgo così, prendo. Mi abbasso quella specie di strani occhiali che avevo trovato nel palazzo di fianco, che sono quelli di Fumé. E sparo in alto la luce, quello che riesco a fare più luce per fare tipo da segnale. Il globo solare, che ti costa 3. Ma qua che lo sto usando solo come luce, magari un pochino di meno. No, lo stai facendo come un razzo di segnalazione. Vabbè, appunto. Non uso il suo vero potere. Il suo vero potere è che fa luce. Scaccia vampiri non morti. Anche. Ok. Quanto ci metto a saldare le spade al terreno, domanda? Con il mio QI 20 e la mia conoscenza di saldatore. Ok, fai una prova di... Dammi un attimo la scheda. Ah, scusa, e volevo anche urlare mentre ero lì. Riparazione improvvisata, direi. Perfetto. Fermalo, se ci uccidi non avrai mai la terza chiave. Vado? Vai. Quindi sotto? Sotto. 91.
stai saldando le spade, ti rendi conto purtroppo che le spade, sì, magari si sciolgono anche con la fiamma ossidrica, ma il terreno è fatto di cemento, quindi è praticamente impossibile saldarle a terra. Va bene, io voglio renderle temporaneamente inutilizzabili, senza metterci troppo tempo. Ok, quello che potresti fare è prendere qualche cosa da uno dei vicoli laterali. Però mi metallo. Viene in mente che avevo trovato del nastro isolante e potrei utilizzare, l'avevo trovato nella botola prima, e potrei utilizzare il nastro isolante per tenerle ferme al terreno. Sì, o quello. Beh, o... ferme al terreno lo sono già. Però non le gambettine. Ma sono incollate per terra. Però il incantesimo potrebbe terminare. Ah sì, che quanto dura? Dura un po', ma non tantissimo. E utilizzo allora il nastro isolante per tenerle ferme là. Ok, miei, attenta, no, non ci sono. Uso i miei guanti da lavoro, mm-hmm, che ho nell'equipaggiamento, non metto la tuta, solo i guanti da lavoro e le immobilizzo al terreno. Equipaggiamento da alchimista che ti sei portato dietro prima. E le attacchi al terreno con il... Sì, molto velocemente. Ok, fai comunque una seconda prova di riparazione... Improvvisata, 59, c'ero quasi. Quanto hai? 51. 51. Le hai fissate, ma non benissimo. Vado, perché si libereranno, però vi date, cioè ti dai abbastanza tempo. Tu di bravo, ottimo tentativo. Io ho trovato questa cosa, guarda che bello. Folgoratore da braccio. Sparo le due spade da 3 centimetri. E mentre sta facendo questa cosa, io alzo la mano e mi compare un vortice d'aria un po' più fitto a forma di martello da guerra e alterno il suo colpo alle mie martellate. Ehi, oh, come i nani! Okay, 11 mega danni. Sono 11 mega danni. Tu spari il folgoratore per terra e mentre tu stai evocando una tempesta di aria e terra, vedete che per terra rimane una bella chiazza nerastra di dove il folgoratore ha colpito e delle spade non c'è più nemmeno l'ombra. Ma no! Tu tira martellata a qualcos'altro, io procuro. Magari te okay, ne aveva fermo, bisogno. Mm? Magari Tain era affezionato. No, per tu la non spada. Capito. Te è infinito. E visto che loro stavano trovando tutto l'equipaggiamento che c'era sulla scheda, io lì davanti all'ingresso faccio: e questa cos'è? Prendo la pistola a energia. Carina. Proseguo. Proseguite. In lontananza avete visto la luce lanciata da Alphonse. E seguendo quella vi trovate anche voi davanti a quel palazzo dall'architettura non solo bizzarra ma irreale, ha degli angoli non euclidei. Guardate per terra. Io prima di andare avvolgo Tain negli stracci di un barbone e lo metto a bordo strada perché non venga notato da nessuno e... Poi ci ricordiamo dove l'abbiamo lasciato? Io ho messo qua. Quanto dura Camaleonte? Lasciagli un segno così lo riconosciamo. Noi non sapere neanche se tornare indietro. Di comunque lascia segno. Vedere cosa posso usare. Prende nastro, Will, dammi nastro. Ti do il nastro. Mi okay. Accorgo di avere anche il nastro isolante. Okay. Gli faccio una croce in testa con il nastro isolante. Colpire qui. Così tu ti riconosce. Mentre ci avviciniamo alla porta, preparo il mio kit da scassinatore provetto, alias la fiamma, la torcia laser, la torcia laser e la fiamma. Qui Lich King, qui il luogo di battaglia di Icone. Loro combattuto, Lich King vince e adesso noi o vince. Ma questo Lich King. È dove è Lich King? Questo è il suo posto, è evidente. Andiamo a farlo a pezzi. Tu sicuro? Sono anni che aspetto questo momento. E quando fai il primo passo verso la porta del Lich King, appare un'altra immagine del Lich King. Questa volta siete più vicini e vedete che è solo in trasparenza. Mm-hmm. Continuate a rendermi molto contento di tutto questo. Ho messo anni e anni a elaborare questo piano e voi avete fatto esattamente tutto quello che speravo voi faceste, anche quando pensavo che non ce l'avreste fatta. E sei qui per dircelo perché? Ci prende per il culo. Hai appena detto che pensavi che non ce l'avremmo fatta. Secondo me che abbiamo fatto esattamente quello che tu pensavi. Sai come si dice? Si contraddice da solo. No. Sai come si dice dalle mie parti? Dalle mie parti si dice si sta cagando sotto.
se mi stessi cagando sotto non sei qui in persona, tecnicamente non può, non è in grado di cagare, pensa, quindi è ancora più sfortunato. Estetico, vieni qua di persona invece di venire come immagine. Va bene, scompare l'immagine e si aprono le porte. Carico il mio fucile. Vedi che non capisce niente, gli ho detto vieni qui fuori. Sta arrivando. Ah. Vedi da dentro la stanza una piccola scarica di energia nerastra che fa e poi parte verso di voi. E così non avrai mai la terza chiave. Schivando. Cerchi di schivare? Sì. Ok. Cerchiamo tutti di schivare, mi sa. No, tanto era su di lui. Ah. È un è un tiro di schivata. E la schivata funziona in questo modo. Non c'ho il dispel, purtroppo. Devi tirare un dado a 20 e somma il tuo modificatore di schivare. Elfo Canterino, ricorda di regole di palla orca. Schiva, piega, tuffa, scassa, schiva. E quando c'è colpisci? Dopo. Ah. Prima schiva. Quello sempre, in ogni momento. Difendersi schivando o bloccando significa rinunciare automaticamente all'attacco dell'azione del round successivo. Schivare. Quante azioni? Vuol dire che okay. Vuol dire che ti sposti proprio di posto. Mi teletrasporto io. E non c'è bisogno di tirare. Ah, ok, io mi sposto scivolando sulla ley line. Ok. Non te trasporto. Però aspetta, questa cosa allora va in coccio un attimo con quello che avevo capito, perché avevo capito almeno io prima. Che era una, hai quattro azioni, io ne faccio due, me ne tengo due buone per schivare. In realtà non me ne tengo due buone per schivare, perché se rinuncio all'attacco dell'azione dopo. Sì, sì. Cioè, si fanno prima, non dopo. Cioè, si rinuncia prima. Sì, no, infatti non me le tengo buone per poi, meglio che prima me le faccio fuori. Anche, anche perché tu puoi fare le quattro azioni, poi ti fanno un'imboscata, schivi quattro volte e poi il round dopo non fai niente, schivi quattro volte, non fai niente e magari riesci a... Quindi se agisci per prima fai sempre quattro attacchi. No, ok, basta. Beh, è fondamentale. Quindi bisogna tirare alto di iniziativa. Beh, ma loro possono spendere quattro per schivare. E siamo punti a capo. Se è uno contro uno non lo prendi mai, se si schiva, vuole solo schivare. Esatto. O se no puoi parare anche quello automatico e pari, però devi essere... No, non la voglio parare questa faccio ma proprio... Perché tipo io schivare più uno? Perché nel caso tu debba fare dei tiri di schivare hai in più uno. Ok. In genere è... Non si tira automatico. Ok. Stando al manuale. Io scivolo facendo tipo moonwalk. Ok. E gli faccio un gestaccio. Cioè lui avrà più di quattro attacchi probabilmente. Sì, ma io... Cioè, schivare è solo compreso schivare, chiaramente non ti sei spostato, non hai fatto niente. Ti sei spostato. Quindi se io schivassi quattro volte potrei togliermi dall'ingresso? Sì. Ah. Allora io mi sposto out of sight, out of line of sight. Ok. Vado in loss. E subito dopo una palla di fuoco parte... E tutti quanti potete usare una schivata, ma per questo ad esempio dovete fare un tiro e fare più di 18. Beh, noi non sappiamo più di quanto in realtà. Immagino. No. Va bene. Beh, possiamo vedere che è molto difficile schivarla. Senza saperlo, tento la schivata e non riesco. Ed è un fumble. Fumble! Fumble! Bravo. Domanda. Rombo di tuono. Sì, intanto schiva. Beh, la domanda era, stava lì, perché da come messo è un AI più 5 all'iniziativa. Sì, ma lo dovevi fare prima. Però non c'è la durata, quindi questo è il passaggio che non ho capito. Vabbè. Perché è istantaneo. Non ha la durata, non perché quando è istantaneo. Tieni l'iniziativa. Ma non l'abbiamo tirata. No, perché ci ha fatto un attacco di sorpresa. Ah, ok. Ci hanno inculato. Due, dai, il prossimo fa tre. Io invece di schivare posso provare, posso usare il potere per teletrasportarmi. Perché vuole usare un'azione. Se poi qualcuno non lo provoca. 7. Siamo degli angeli. Stiamo crescendo. 2. Grande. Bene. Fa male? Tutta in faccia, tutta piena proprio. Avete armatura da mega danno? Io sì. Io mi sa di sì, avevo deciso. CMD? Di sì. 48. Ok. Però al corpo. Perché adesso ne avete 5 in meno. Io poi te ne ho quindi di armatura 60.
60. Su corpo? Sempre? Sì. Ok. Quindi armatura, mega danno. Io non lo so, non ho indicato nulla. No, però in realtà ho 68. Indicato. Perché sono su una ley line. DC 5, 14. MDC, sì, tu ce l'hai al contrario perché è quella inglese. Non ce l'hai, no. Comunque non ho niente. Te l'ho scritto ieri. C'è la R, non la C. È 30, è quello il valore. Ah, è a R e poi c'è DC. Vado a prendere altra acqua, signori e signori. Avete 5? 5. E vedete che il portale intorno a voi e i simboli che c'erano per terra sono fusi nella lava. Intorno a voi il pavimento stesso si sta ancora raffreddando, ma vedete che è pietra fusa. Velocità di guarigione per 2, una volta per 24 ore. Questa qua è la cura. CDS? Quello... Sì, sono i due tipi di punti ferita che avete. Ok, per adesso non abbiamo subito però danni. Avete subito danni, ma da mega danno, quindi è ancora l'armatura. Assorbiti dall'armatura. Ok, quindi se mi curo non curo niente. Esatto. Ora. E okay, tirate l'iniziativa. Vogliamo andare a picchiare. Faccio un rombo di tuono, visto che hai messo 6, 4, 7, agili proprio, 9, 14. Esagero. Abbiamo un bonus. Uno alla volta, perché se mi dite 7, 4, 9, 6, 12, io non capisco niente. Allora, Manto 9 più 4, 5, quindi 14. 14. Fizz, ok. Roberto? 6. 6. Tu hai fatto? Io 4. Io 7. Io però potrei creare un problema, non lo so, perché nel momento... Strano. Sì, infatti. Nel momento in cui vengo colpito, piazzo un urlo che sembra un tuono. Beh, abbastanza normale. Esatto. E non è un urlo e non è altro. E per in questo momento però chiunque attorno nel raggio di 9 metri ha un fattore di orrore 8. Fate un tiro salvezza. Io ho un più 2. Ok, cioè, vuol dire che tu parti da 13, 11 e 8 è... Devo fare sopra 8, quindi io anziché sopra 8 sopra 6. Sì. Tanto le voci nel rift... Dicono, 8. Dicono che la terza chiave esiste e in omaggio si usa il codice Fumble Now. il pareggio salva o non salva? In genere salva. Ok. Vero. Solo per oggi. Ma in omaggio domani. Con Fumble Now. La terza chiave. Solo per oggi a partire da ragazzi, sculate questo stile. Sta a me perché... devo fare tiro salvezza. Salvati dall'urlo di Fitz. Beh, io però più 4 versus fattore no. Orrore. C'è okay, l'unico essere immune. Quindi no, fare... 4 TS. Ah, sì, ok. Vai. Basta fare più 4. 18. È entro 9 metri lo stronzo? Sì. Allora anche lui deve farlo. Ah no, il Lich King. Pensavo ma penso che sia immune alla paura. Beh, sì, sì, le motivi è stronzo. Credo, Orrore non è paura. Ma io sono immune all'orrore. Quindi chi ce l'ha fatta, chi non ce l'ha fatta? Tutti ce l'hanno fatta. Bravissimi. Non mi sento in colpa. C'è qualquadra che non mi cosa. Ehi, di Halfling. Tu grida numeri. Meno quando prende palla in faccia. Fai come orco. Orco in cassa. La mia cura che posso dare una volta ogni 24 ore. Di base. No, è figa come cosa. È 20 più un D6 più 20. Non puoi fare 40 più un D6. Allora è 20 PF più un D6 più 20 CDS più un D6. Perché ok. Sono due cose diverse. Sì, no, e io ho 17 punti ferita. Quindi la potrei usare al massimo. La potrei usare al massimo se sono quasi morto per sfruttarla bene. No? Ok. Io ne ho 13, sono i più giccioli di tutti. No. Ne ho 17. Fizz. Dopo aver tirato quest'urlo terribile, tanto che una Fizz, calmo! Una Banshee da lontano è scappata. Apre la finestra. Amore! C'è gente che vuole dormire. Arriva l'orda. Dov'è? Lui in questo momento a che distanza? La vediamo? No. No? Zero? Vi ha sparato da dentro la stanza e ha bruciato qualunque cosa intorno a voi. Bello. Vuoi fare un tiro di percezione? Aspetta perché c'era un intero capitolo sui tiri di percezione. No. Non volevo tirarti fuori un intero capitolo. È agile però il sistema meccanico. Però percepire elementali. Detto da me poi, è incredibile. Agli elementi. Simpatico. Grazie Gianni di essere venuto a giocare con noi, grazie. Mi fai sembrare nemmeno una persona orribile.
No, non è un elementale lui. Ok, allora prima azione mi lancio pelle. Ma, no, magari ha delle robe che ne so io, boh. C'ha la cintura delle è mannaro? Così? Certo. Allora, vento. Allora io ho un danno in più con rimannare. Allora, prima cosa mi lancio pelle di ferro. Ok. Vuoi fare pelle di ferro? Fa? Vuoi fare l'ore? Pelle di ferro? È qua, ti costa 3 punti, dura 10 minuti. Ok. E ti dà 15 punti di CMD per livello. E sei immune alle armi e al fuoco. Sei ancora alle armi? Sì, okay. A meno che non facciano mega danno. Sei ancora vulnerabile a veleno, poteri psionici, magia, stanchezza, malattie, attacchi e al fuoco. MD. Il fuoco normale non ti fa niente. La sua palla di fuoco ti fa danno, ma fa danno all'armatura. Ok. Non ci capendo niente. Va bene. E ti poi da armatura è da mega danno. Cosa preso dal dubbio gli fa, gli lancio armatura da mega danno. Armatura da gli lancio dei colonnati se ci sono. Sei diventato prendo il Revan. Prendo dei capelli. Ah, il colonnato. Pezzi di capitelli. Così. Fino a 45 kg l'uno. Ok. Deturpatore di acqua. Quindi un capitello così. Vento di un San Pietrino tipo. Esatto. Un capitello peserà 3-4 San Pietrini tipo. Sono colonnine. Esatto. Allora, tenete conto che i poteri non sono tanto bilanciati in questo gioco, per cui allo stesso livello il personaggio di Manto ha 6 un dado da 6 di mega danno, ma allo stesso livello c'è un incantesimo che è scaglia ramo. Scagli dei rami. Ma rami. Già il nome è una garanzia, scagliavamo, eh. Ma farà qualcos'altro, dai, tipo trucco della corda, farà qualcosa di particolare. Sì, no, in realtà puoi lanciare un albero e fare 3 dadi da 6. Ah, scaglia rami, ok. Ora, chiamalo ramo, è il ramo per l'orco. Forse. Comunque. Incantesimi orchesi. Quanto costa il vento del vento di pietra? Il vento di pietra ti costa 6. Cazzo. E fa? E allora, fa un dado da 8 di mega danno. Per ogni roccia da 45 kg che lanci, cioè una in questo caso. No, non fa, uso 3 azioni. Okay. Ne lancio 3. E è interessante che tra le cose sia scritto anche: il personaggio può creare un vento in grado di sollevare e scagliare una roccia da 45 kg per livello, incluso il cemento megadanno, che è diverso dal cemento normale. Il cemento megadanno. Quando ti costruiscono la casa. Come si chiamavano le mosse di Megaloman? Non era tipo di Megaloman? Fiamma di Megalopoli. Fiamma di Megalopoli, mi sembra una cosa del genere. Fiamma di Megadanno! Esatto. Quando andava in. Sollevo le pietre davanti a me e le lancio. Ok. Allora, tiro salvezza. Un avversario può schivare una roccia portata dal vento o un gruppo di pietre senza penalità, ma subisce una penalità di meno 1 per ogni roccia da 45 kg in una salva di rocce. Quanti chili puoi fare? 45 per livello, quindi dipende dal livello? No, allora ho 4 azioni, una l'ho usata, me ne rimangono 3. Con le 3 azioni rimaste lancio 3 volte l'incantesimo. Ah, ok. Quindi sono ciascuna una pietra da 45. Però in teoria se le metto assieme. Ma ah no, deve tutto lo stesso. Sì. Ok. Il che vuol dire che lo costringe a usare 3 sue azioni per schivare. Però non c'ha la seconda e la terza una penalità? No. Perché devono essere insieme? Sì. Quindi sale con il livello quanti chili puoi tirare, ok. Scagli i capitelli nel salone San Pietrini. Erano capitelli cavi, okay. Quindi pesava meno. Da cui ancora non vedevate arrivare nulla. E all'ultima pietra vedete comparire fuori dalla stanza, in mezzo alla polvere e alla lava che ancora sale da terra, la stessa figura incappucciata di prima. Sempre con quella sua simpatica coroncina ormai arrugginita in testa. E ti guarda e ti dice: è tutto qui quello che sai fare? Il dio del tempo non è in grado nemmeno di agire sulle mie vecchie e stanche ossa. Ormai ho già vinto. E sta. Che fa? Sfotte! A Will. Oh, perfetto. Allora io ho 3 attacchi perché uno ho schivato. Faccio la cosa che da quando ho letto questa scheda che desidero rifare, proprio estraggo il fucile a pompa e avanzo verso di lui sparandoli
Sarà tre corpi. Sì, sì. Ha un bastone di tuono. E allora muori. Si compra nel reparto con Fumble Now il bastone di tuono 329. Gratis con il bastone di tuono, la terza chiave. Allora, il fucile lanciafiamme da guerra, no? Fucile a pompa medio. Fucile a pompa medio. Ok. Vai, fai il tiro per colpire. Faccio 3 perché attacco 3 volte. Ho un più 1 a colpire da impatto, immagino che sia colpire da impatto. Faccio, questo è un 15. Ok. E questi due mi sa che mi sono. Con quei faccio. Due lo colpisci, ma talmente di striscio che gli colpisci l'armatura, però gli fai lo stesso i danni all'armatura. Ok, quanti danni fa il fucile? Il fucile a pompa fa 4 dadi da 6. Quindi all'armatura rifaccio. Col tiro per colpire, praticamente, 10. Voi colpite la persona. Se ha l'armatura dovete superare l'armatura. Se andate oltre il valore di armatura vuol dire che l'avete colpito in un punto dove non c'era l'armatura. Io l'ho scoperto. Ok, 28 all'armatura. Ok, 28 all'armatura. E a lui l'ultimo tiro lo colpisci direttamente. 12. Beh. Equilibrato. Alphonse si avvicina. Anzi no, mi dici che raggio c'ha l'armatura di Ethan? È su di te praticamente. No, è anche su altri. Sì, ma è intorno a te tipo 3 metri. Ok. La mi avvicino a Will e dicendogli: Will è un gran campione, Will è eccezionale, Will poi ti fa male con un colpo solo, lui ti stende al suolo, e gli lancio l'armatura di Ethan. È un'invisibile, leggera, silenziosa e mistica armatura completa indosso all'incantatore. C'era scritto anche altri. Forse può essere istantaneamente evocata su chiunque. Ah, ok. Purché il mago la evochi mentre tocca la persona. Chiamata come la magica armatura di Ethan, il re dei nani. Sì, difatti non glielo dico a Broxnar, la volevo fare su di lui. Però senti, un po', ti dà un po' fastidio, Will, ora. Sembra di nano. E tra l'altro dimezza anche i danni da energie, fuoco, fuoco, sì, per quello anche io l'ho fatta. Quindi c'è, adesso c'è un'armatura completa fatta di magia. E questa è un'azione. Quanto costa? Costa 10. Asti. Prima azione, no? Mm-hmm. Con la seconda azione gli sparo in faccia un globo solare. Ok. Ah, Alphonse, è quasi magia! Una scena del genere, immagino. E lanci il globo solare. Aspetta, guarda, te lo guardo. Che lo colpisce quasi addosso, quasi in faccia. Tira per colpire. Cos'è, è un dado da 20? Sì. Più niente? 18 di dado. Ok. Lo colpisci proprio in faccia. Vedi che gli rimane una piccola bruciatura di lato e si ritrae un po' dal tuo globo. Ah, dentro è semiscuro. Sì, dentro è buio. Dico, tu pensi di averci portato in trappola, ma non sai neanche cos'è la terza chiave, sei patetico, e lancio la luce di lanterna dentro. Luce di lanterna. Ma poi secondo me fa una lampadina da 300 watt, fa sta luce qua, eh. Ah, e basta? Sì. Ma il globo solare allora dura un tot, però. Il globo solare dura per un po', sì. Dura... Quindi adesso è illuminato dentro. Sì. Il globo solare dura qualche minuto. Cosa faceva Fulcro Mistico, scusa? Fulcro Mistico sfido o modifica le leggi della fisica, che sotto gli effetti di questo incantesimo può sollevare e spostare oggetti su cui normalmente non potrebbe fare leva. Ok, sì, hanno i muscoli di gomma più o meno. Sì. E come con le altre due azioni... Come funziona? L'arco voltaico era quello che lo sparavo e poi lo potevo sparare altre volte, no? L'arco voltaico è quello che dura solo un round. Ogni scarica elettrica che parte dalla tua mano... Quindi mi conviene farlo come prima azione. Sì. Se hai più due al tiro per colpire... Ogni scarica conta come un'azione. Allora faccio semplicemente così.
dalla mano destra, globo solare, dalla mano sinistra, globo solare. Uniti fanno due globi solari e glieli sparo in faccia, perché non sono quello di l'emblema di Roto, esatto, che posso fondere gli incantesimi. E gli sparo altri due globi solari. Ok. Però, strano che io non abbia bonus. E no, dipende dall'incantesimo. Tipo, arco voltaico, ti dà più due al tiro per colpire. Ok. Perché l'arse della fucile. No, allora no, gli sparo due globi solari. 7. Lo colpisci, ma rimane vicino senza bruciarlo. Non gli abbasso l'armatura. No, perché in realtà il globo solare non fa danni. Come non lo sa? Ah, scaccia. Però non lo so io, perché non l'ho mai usato, e quindi ho visto che si è bruciato e l'altro è mancato. Ah! La mira! Proxnar! Intanto mi passi l'acqua, per favore. Come no? Allora io lo guardo, tiro giù sulla mia faccia una maschera che voi vedete simildemone. Dopodiché mi scrocchio il collo. Adesso di mio turno di parlare con non morto con la corona. Parlare? Mi lancio super veloce con le mie gambe robo a super spinta. Allora. Trapiantate in un vicolo anche queste. Ma è sempre l'ira del... Sì, sì, certo. Del, senti duro come l'acciaio. Ed è metallo. E... sì. Se vuoi, gli puoi anche correre addosso. Mm-hmm. Gli fai, se non ricordo male, un dado da 6 per ogni 10 km all'ora di corsa che stai facendo. Guarda, io... arrivo a 144 km orari, quindi... Appunto. Ok, io lo carico. Tipo Juggernaut degli X-Men. Sì, esatto. Voi vedete Broxnar che si gonfia tantissimo, diventa quasi il doppio di quanto fosse prima. Che già era grosso. In una maniera assolutamente non consona al suo portamento. No. E tu, Alphonse, senti che quella linea di energia dove siete sta aiutando anche lui in qualche modo. Bravo, Broxnar. Di lui rimane solo una nuvoletta di polvere che si alza bro dove stava prima. Vedete anche il Lich King che scompare davanti a voi. E cos'è, sentite la solo di e sentite solo più avanti nella stanza che adesso è illuminata dai tuoi globi solari. Sentite un e vedete il palazzo per un attimo vibrare. Guardando dentro, perché loro hanno le mosse di Naruto e io c'ho camaleonte, levitazione, armatura magica, cura e fulmine. Perché tu hai quella di Naruto, di quelli sfigati. Ah, ok. Quella marionetta con i figli. No dai, prima poteva fare la Rasengan con i due globi, metterli assieme. Sì, ma non facevano niente. Vabbè. Era una Rasengan che potevano fare anche due che sanno fare contact con le due palline. Perché non è un gioco bilanciato, okay, ma proprio per niente. E per quello è bello. Ci sono delle classi che, è bello che sono talmente sbilanciate che alla creazione può morire il personaggio. Va bene. Durante la creazione. Figo però, secondo me è divertente. Se ti trovi una sera, magari noi non che ne stiamo facendo la trasmissione, ma ti trovi una sera con amici a fare le schede, i due personaggi muoiono e mi farei grasse risate. E vedete quando scala un po' la polvere nella stanza, vedete che c'è il Broxnar che ha tirato una spallata al Lich King piantandolo come un chiodo nel muro. E il Lich King è incastonato tra le pietre e sta ancora a Broxnar. Tipo piatto, tipo Willy il Coyote. Sì, esatto. Così, tienilo fermo! E intanto carico il fucile di nuovo. Ok, su questa non ho danni. E gli hai fatto quindi, abbiamo detto... Un di 6 ogni... 10 km orari. Quindi 144 sono 14. Sono 14 di 6. Fai media? No, se vuoi tirarli tutti... Si può fare, ci li tiro? Non tutti, ti prego. Bertelli sereni. Ok, vabbè, fai media. 3 per 14 sono 42 tondi. Preciso, perfetto. E vedi che le sue vesti si sono completamente
strappate nello schianto. E sotto a quella veste ti rendi conto che ha l'armatura del crociato. Tu l'hai visto il crociato all'Accademia ogni tanto. E sotto alle sue vesti ha l'armatura del crociato. Ti pare che alcuni pezzi non siano neanche solo dell'armatura del crociato, ma ci siano tipo gli avambracci del re dei nani, i gambali dell'imperatore. Spaccagli gli avambracci! Lui di spacca di tutto. Lui è golem di icone. Sì, ma soprattutto quello del re dei nani. Sì, ma se io spacco avambracci di re dei nani, resta tutto il resto. Puoi anche spaccare questo corpo, non è l'unico che possiedo. Non potete vincere. Io ho tutti i corpi di questo mondo. Voi siete gli unici rimasti e presto sarete miei anche voi. Ok. Io con la seconda azione uso le falangi esplosive ad alto potenziale. Sono lì di fianco a Will. Accartoccio il pugno e poi gli tiro un pugno in faccia con le falangi esplosive ad alto potenziale. Io nel frattempo sussurro a Will nell'orecchio, che sono lì di fianco che gli ho fatto l'armatura. Ma io vedi che sono proprio in frenesia di sparare e distruggere. Sì, poi guardiamo se magari più avanti c'è qualche corpo, così possiamo distruggerli. Magari ce li ha qui. Sì. Allora, non ti ho mai visto così infogliato. Vai. Tira per colpire. Adoro questo mio nuovo giocattolo. 18. Dico guardando il fucile a pompa. 21. E lo colpisci direttamente, superi l'armatura e avendo tu forza 24, ok, con il pugno fai due dadi da 4 di mega danno. Ok. 4 5. Gli fai saltare via un pezzo di armatura, uno degli spallacci, e sotto vedi che il suo corpo stesso ti sembra fatto da diverse ossa montate insieme che sono state prese da altri corpi. Non sono le stesse ossa di una persona, non è il suo corpo originale. È ora di finire di pupazzo. Terza azione, gli infilo il folgoratore d'avambraccio nel buco dell'armatura, cioè proprio lo incastro dentro e poi sparo. Ok, per farlo esplodere da dentro. Che figo che sei. 15, 18 in totale. Ok, lo colpisci, il folgoratore fa? 3 di 6 mega danni. Vai, 3 di 6 di mega danno. 10, 11. Gli fai saltare il corpetto del crociato, che cade per terra, e quello che vedi sotto è abbastanza agghiacciante, perché vedi che la cassa toracica è stata svuotata da qualunque tipo di organo. L'interiore. Ma rimangono 13 cuori, un po' avvizziti e un po' nerastri. Che schifo. E non sapresti dire quale di questi possa essere il suo cuore originale e quale il cuore di una delle altre icone. Ma non fai nemmeno in tempo a rendertene conto, perché senti l'aria intorno a te diventare estremamente fredda in un secondo. E ti brucia il petrolone. E fai. Sì. Per un attimo ti preoccupi anche tu, perché questa parola l'hai sentita usare solo una volta. La prima volta che hai visto il tuo clan morire. Ed è una parola magica in grado di uccidere una creatura solo a sentirla. Parola. Quindi fai un tiro salvezza contro cos'era? Morte. Coma. Ok. È un 10%. No, è un dato da 20 al 10 più. No, è il tiro salvezza su coma è diverso. Dovresti avere, guarda, qui in alto. Coma da qualche parte ci sono i bonus ai tiri salvezza, vedi se hai coma. No, perché lui essendo cyborg ce li ha maggiorati. Ok, comunque devi. No, un dato da 100. Scusa. Da 20. Mi piace 500 kg di al 10%? Quello è il base, tu dovresti avere 25. Ok, quindi sotto, giusto? Sì. Non ho detto qual era. Non neanche un aereo. Allora, facciamo così. Viola decine, nero unità. 80, perfetto. Micchia. Ehi, hey, Gianni, sarà anche un cyborg. Mirate 4 dadi da 6. Aiuto. Sono lì.
Fino a questi che sono pesanti, aiuto, perché è un momento importante. Penso che morirò. No, che dici? No. Ti farei solo molto molto male. 10, 20, 34 mega danni. Dove? Alla testa. Ok. Sono... Quanto c'hai di mega danno alla testa? 60. Quindi 34 sono 26. È un'armatura vivente. Mi resta 26. Porca troia. 500 kg di graziosa armatura. E voi vedete la, l'area intorno a Broxnar che per un attimo diventa proprio completamente ferma. La polvere che c'era cade istantaneamente a terra come se fosse diventata molto pesante. E Broxnar stesso vedete che da quel suo bel colorito verde che aveva prima è diventato pallido. Ti sposta un po' indietro, non proprio per spingerti, però un minimo. E vedete che allunga una mano e tra te e il resto del gruppo, Broxnar, si apre una spaccatura. Senti proprio la realtà stessa, come avete visto succedere poco prima con quella scaglia di Drago Rosso. Si apre un altro, un'altra spaccatura e sentite un ruggito mostruoso provenire dalla, dalla spaccatura. Non ce l'abbiamo il manuale nei PDF nostri questo? No, abbiamo la prima edizione di Rift, però poi non so quanto sia diverso dalla Ultimate Edition. Lo chiedo a te dopo. Sentite che quella creatura che ha ruggito sta caricando violentemente verso voi tre che siete fuori. Beh, ci metterà un po' a uscire da quella crepa, no? No, esce no. Adesso. E mette un piede fuori, vedete che è una creatura dotata di intelletto. Di taglia minuscola, immagino. No, è un demone di 6 metri d'altezza, ha delle grosse ali. Preferisco. Ha delle grosse ali membranose. Cioè, scusa, se ti si aprisse un portale davanti, tutto col, senti potere malvagio e tutto quanto e ti esce un cazzillo alto 5 cm, io là inizio a preoccuparmi. Ok, dici. Io questa vedo un po' un mix. Ho conoscenze demoni. Sì. Grazie. Vorrei vedere se, con conoscenze demoni fatta qua, io conoscevo quel demone visto che avevo la relazione con la diabolista. Ma ti dirò di più, tira lo stesso un dado da 6 come se fosse tredicesima. Anch'io avevo la, la relazione con la diabolista. Uno! Lo mai conoscevo e non era male. Io avevo nemico. Io avevo nemico 2 con la diabolista. Trivium 3. Se avevi 2 ne tiravi 2 di danni. 3 a 3. No, doppio non è successo, no. Tocca, no. Ma è un demone che non avete mai visto, anzi, vi sembra che non sia nemmeno un demone normale. Perché quando un demone viene evocato, l'aria intorno a lui assume una consistenza strana, diventa un po' pesante attraversarla, c'è qualche cosa che ti fa dire è un demone. Questo sta sembra solo da un altro piano. Una cosa molto grossa, identica a un demone, che però non viene dall'inferno, viene da qualche altra parte ancora. Sembra tipo un rancor. Però con le ali membranose, okay. E armato, ha delle armi di metallo in mano. Che bello. E tocca direttamente a lui? No, dobbiamo tirare l'iniziativa di nuovo, mi sa. No, lui è l'ultimo ad agire. Okay. Il rancor. Ah, ok. Chiamiamolo rancor, va bene? Chiamalo come vuoi. Chiamiamolo Sardonum. Gianni. Sicuro. Lo chiameremo Gianni. Gianni, va bene. Passata Garru, Gianni. Gianni, esatto. Franco e cerca di prendere il primo che trova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Si getta verso di te. L'armatura. Esatto. Ti prende. Ma qualcuno schiva. Ok. E col secondo cerca di dare una spadata al secondo che trova. Che è sempre lo stesso. Può essere sempre lo stesso. Se il secondo. No, sei tu il secondo che trovo. Il primo era primo per mano, ma il secondo sono sempre tu. Dovrebbe prenderti. Quanto hai di armatura? C'ha più 10, Ok, allora li toglie l'armatura perché non ha fatto più dell'armatura. E ti fa. Questo lo prendo, non lo scrivo. Ok.
Sono 9 danni di mega danno. Quindi più 10. Quindi c'è ancora uno della mia armatura. Quindi c'è uno, quindi mi scrivo più uno. La terza azione cerca di colpire Fitz. Quanta hai di armatura? Più 15, quindi 25, 45. No, 40. 25 più 15. 40. Ok. E poi sono immune agli attacchi normali, ma questo normali. Questo è tutto mega danno, vabbè, una volta che, allora, prima che introducessero il mega danno, tutti facevano danno normale ed era tutto molto semplice. Quando è entrato il mega danno, il danno normale nessuno l'ha più visto. Ma infatti non sta capendo esatto. Molto bene il danno normale. Non esiste. No, funziona se vuoi fare le cose low e fare proprio gli scontri tra motociclisti lungo le strade della coalizione americana, allora ci sta. Da, il risse a pugni ed è danno normale. Il fucile a pompa normale, okay, il pugnale, cose così. Sono 10 danni di mega danno. Quindi tolgo 10 dall'armatura. Esatto. E il terzo su di nuovo Fitz, perché lui era andato indietro con la ley line. Di nuovo ti prende, ma non fa più della tua armatura. Ho 30 adesso. Direttamente e ti fa altri 10 danni. E che cazzo. Quindi mi va via la mia cazzo di incantesimo. E se tu non l'avessi avuto ti avrebbe aperto in 2. Mi è aperto in 2 no, però sono andato un po'... quasi. Fitz... Quindi manteniamo le stesse iniziative. Anzi, scusa, mi è cambiata la voce pure di prenderle. Ammirami! Ammirami! Questa era per Simone, vero? Sì, esatto. Witness me. E io uso un po' della tempesta di polvere per fargli tutta una patina argentata sulla faccia. Sentite un odore di benzina inspiegabilmente. Le faccio comparire nelle mani il martello da guerra che avevo provato a fare prima d'aria, che è un enorme martello, perché essendo d'aria non pesa, e comincio a sbatterlo prima sotto il mento, poi sopra la testa, poi sotto il mento, e poi di nuovo sopra la testa. Okay. Di cosa? Del bestione, non mia. Di Gianni, il bestione. Gianni il bestione. Quindi è il demone, non del lich. Esatto, anche perché il lich in questo momento sta in culo alle marmotte, visto quanto l'ha spinto di là lui. Esatto. A che distanza è da noi il lich, più o meno? Una quarantina di metri, perché lui era proprio sparato dentro in fondo alla stanza, piantandolo nel muro. Mi muovo di 90 metri per round. Giusti. Vuol dire che posso muovermi e fare due attacchi. Sì. O faccio tutti e quattro gli attacchi. Anche tre. No, il movimento ti conta comunque. No. Quanto mi costa? In teoria ognuno? Allora, 4. Il martello d'aria ti costa 4 ciascuno. Quindi lo faccio 4 volte, sono 16. Sì. E? Fa 2 dadi da 6 di mega danno ciascuno. Devi colpire. Colpisci prima? Di 20. Vai. C'ho un più 1 a colpire. 20. 6. Preso? 6. Preso? Se fate 20 è doppio danno, io ve lo dico. Ma se facciamo 20? 4. Preso. Vedi, datemene uno decente! Il più uno delle volte. 20! Non c'è nice. Uno decente. Quindi sono 10 dadi da 6 in tutto. Sono 4. È 4-8. No, mi sento meglio. E quindi col 20 4-8 questi? È 20, mi 22. Raddoppi, eh? No, ho già contato. Gli faccio lanciare due dadi. Ah, scusami, dadi, non avevo capito. No, perché così era più 12. Sì, giustamente. 22, 26, 30, 35, 40. Bam, bam, bam! Gli tiri delle secche, secchissime martellate in testa. E all'ultima martellata vedi che proprio lo sbatti per terra, lui cade. Gli vola di mano la spada con cui ti ha attaccato prima. C'è sempre la spaccatura lì che ormai è aperta e non so se picchiando il mostro si potrà chiudere. C'è una vagina in mezzo al cielo. Da qui beh, io sempre uno scotch isolante. Vagina. Secondo i Mythbuster funziona per tutto. Ci puoi anche costruire una barca. È vero. Will. Solo di nastro isolante. Allora io uso la mia super velocità 90 per round, cioè, e corro ad aiutare lui. Ok.
Voglio proprio arrivarli più vicino possibile, che lui lo vedo in tempo. Cioè io sono il tizio scelto di American Gods. A distanza minima proprio, li sparo una... A bruciapelo. A bruciapelo proprio. Quattro colpi. No, tre colpi. Mira al cuore, mira anzi al cuore. Mira i 13 cuori. Sì, miro ovviamente proprio alla cassa toracica. Mi avvicino più dove che posso. Dove ci sono i 13 cuori delle icone. È a pompa, quindi esplode in un raggio davanti. Di questa campagna. Allora, 14, fumble. E 10 più 1, 11. Eri potente fino alla volta scorsa. Lo colpisci con due colpi, quindi sono 8 dadi da 6 in tutto. Di danno normale. Mm. 12, 18, 24 e 30. Normalmente se una creatura ha l'armatura da mega danno ignora i danni normali e viceversa se non ce l'ha, ma dato che lui ha dei pezzi di armatura da mega danno ma ha i cuori delle icone, i cuori delle icone prendono i danni normali. Ok, ma poi cazzo, ho sparato a bruciapelo con un fucile a pompa nello stomaco, cazzo. No, era per dire a chi ci ascolta che non è normale fare dei danni in un modo e in un altro alla stessa creatura. Certo. O li subisce in un modo o li subisce in un altro. Certo, certo. E sta ad Alphonse. Ti abbiamo fatto male, bello. Gli hai fatto Alphonse, male. Visto che c'aveva due negativi con Lich King, prova a cercare di capire se c'è qualche storia oppure lui ha studiato, sa qualcosa su il cuore del Lich King o il suo filatterio o qualcosa del genere. Perché lui ne ha solo 7. 2 e 1, niente. Giusto? Di cosa? Di cuori. No, li ha tutti e 13. Ah, 13. Decisissimo. 2 e 1. Boh. Anzi, non sei nemmeno sicuro che ce l'abbia il filattero. Esatto. È una leggenda che qualcuno racconta. Quindi provo a... intanto, vabbè, io percepisco i rift e lo percepisco uno molto vicino, immagino. Estremamente vicino. Che acuto. L'unica cosa lo percepisce anche Proxnard di spalle. Che culo. Non mi fermi. Mi dici cosa cura cura leggera? Cura i danni CDS. Quindi non serve un cazzo. Quelli strutturali, quelli normali. Che quindi a noi non serve a niente perché non li subiamo. No, perché per ora avete ancora l'armatura da mega danno. Ok, beh, io ci provo, dico, non so cosa fa. Dico, quindi quel coso lì che c'hai in mano. No, i brick sono 90 metri perché sono corso avanti. Ho superato la spaccatura e sono vicino agli skin. È a 90 metri gli skin. Sì, 40. 40. Vediamo, sì, non è a 90 metri. E tu ti guardi 100 metri, guarda. Un round. Allora raggiungo Will. A una decina di metri da Will e gli dico: mi com'è che funziona quell'aggeggio? Punti e premi il grilletto tipo balestra? Ok, tiro fuori la pistola e gli sparo. Gli sparo. È una pistola a raggi, vero? Pistola energia. Pistola energia. Con due e-clip. E c'ho anche una motocicletta che però parcheggia fuori. Guardo, dico, fuoco, fuoco, fuoco! Ok, fucile a energia. Era una città di barboni, ma c'era un vicolo praticamente in cui c'era di tutto. Vai, tira per colpire. 20. Grande. Così funziona, click. C'è il grillo tonante tipo, di Men in Black. Tipo la tizia di 45 kg che prova a sparare col fucile quello da scecchino anticarro, no? Che viene tipo buttata dietro dalla collina. Sono 3 dadi da 6. Per 2 o 6 dadi da 6 se preferisci tirare 6 9 14 per 2 28. 28 28 mega danni fai? Grande. Io schiaccio e faccio il grillo tonante. Sì, il grillo tonante. Tu schiacci pensando che come il suo fucile avrebbe fatto. No, beh, molto più piccola, mi immaginavo un ma solo che il suo è un fucile a pompa tradizionale. Lo so, ma io non so io cosa mi immagino sia. La pistola di Men in Black. Esatto. Dei piccoli. E infatti il risultato è quello, è che tu schiacci, senti un po' di contraccolpo e vieni spinto indietro, ma più che altro vedi che Broxner rimane lì senza sapere esattamente che cosa sia successo, perché davanti a lui rimane solo un buco nel muro, più un buco nel muro dietro, un buco nella parete ancora oltre e quattro pareti più in là vedi che c'è Lich King che si sta rialzando. Ripunto e risparo. Vai. Io che dicevo alla mia fidanzata che le dimensioni contano, dico guardando però conta come lo si usa e sparo. Contallissimo, qua siamo proprio a 15 di dado. Lo colpisci ma non è critico. Sono 3 dadi da 6. 1, 5 6 danni.
Stavolta vedi che lo evita quasi del tutto, fai dei buchi nelle pareti, ma lui l'hai preso solo di... No, ah, è perché scala un po' e gli sparo. Fumble. Benissimo. Colpisci altre pareti. Ah, ha smesso di funzionare. Senti che il problema è che adesso che hai colpito altre pareti, ne stai colpendo un po' troppe. La struttura inizia ad avere dei problemi di cedimento. Se esageri troppo... potresti farvi cadere. Ma difatti poi secondo me ha funzionato bene solo il primo colpo, perché è partita l'esplosione più forte, quindi la metto via e con l'ultima azione cosa fa? Confondi. Questo incantesimo confonde e disorienta la vittima, subisce meno 2 a colpire, parare e schivare, viene dimezzato il numero degli attacchi che può fare e tutte le abilità subiscono una penalità del 20%. E allora canto la nostra e faccio, mentre lancio l'incantesimo, dico: guarda il lampo che laggiù attraversa il cielo blu, forza Alphonse, e le canti da solo il rombo del buono, e gli sparo il confondi, e la frase per confonderlo è: non saprai mai dov'è la terza chiave. Il re delle foreste illegali, il maialino, ci la terza chiave mai scoperta. Lo sarebbe. Ti costa 6. Ok. Quindi vedo che la terza chiave ha funzionato. La terza per chiave confonderlo un po'. Ha funzionato. Cosa dice? Cosa fa? Faccia qualcosa. Ah, la chiave ne avevo messe 2. Qual era la terza? Perché non ricordo cos'era la terza. Che cosa mi hai fatto? Fatto, fine del mio round. Broxner. Fine anche della tua inquesta, ormai l'hai fatta. È lì, confuso, lo ricarico. Finalmente è in storia che l'ho confuso con la terza chiave. Lo ricarico. Ok. Quindi... vai, fai il tiro per prenderlo in pieno. Inizia a buttare giù delle pareti. Pensi che Alphonse abbia indicato la strada sparando con quella sua pistola alle pareti, mm-hmm, e lo superi di un po' troppo. Ti rendi conto che sei uscito dall'altra parte del palazzo, e voi sentite, purtroppo per voi, che il palazzo sta effettivamente subendo troppi colpi strutturali. Dico, facciamo crollare il palazzo, usciamo di qua. Ma non gli farà niente, ne uscirà. Dobbiamo distruggerlo definitivamente. Io non uso più la pistola. E sta ancora a Broxnar. Non uso più quella balestra di metallo. Io lo vedo il Lich King. Sì, è un po' lontanuccio, ma lo vedi. Lontanuccio quanto? Lontanuccio, sei corso oltre dall'altra parte, quindi sarà ad almeno altri 40 metri. Ok, allora... perché l'avevi già portato, era già stato portato in mezzo. Mi avvicino e poi gli sparo il rampino nel torace, perché voglio strappargli i cuori col rampino. Ok, fantastico. Beh, ha delle idee eleganti, però. Domanda, ma la velocità com'è che si calcolava, visto che non c'è l'onda? C'è scritto proprio qua. Il tuo velocità di speed, poi... a grandi linee. Devo dire, Un 90 metri. Speedista, ti sembra 11. Che questo sia un gioco da grandi linee? Un 80-90 metri. C'ha le lines, pensavo che... Allora, tu quanto hai di velocità? Hai detto... 11. 11. Fai 12 km all'ora, cioè 55 metri a round. Okay. Sei un halfling, hai le gambe corte. Va bene, 55 metri a round. Voi ne fate 90, 100, 144. Sai, ne 140. Sì, ma io sono, diciamo, leggermente potenziato. Lui va a 144 km all'ora, non 144 metri a round. Esatto. Quindi sono più metri a round. Vado come un'auto. Esatto. Un'auto veloce. Di meno. Mi sa, adesso faccio il calcolo. Metri a round sono 140 metri in 6 secondi, sono più di 140 km. Non sono 6 secondi, eh. Un round sono qua, sono 15 secondi. Ah, allora, mi sa che è di più uguale. Forse no. Beh, record del mondo, eh. Se riesco a mantenerla, sì. Sì, ma devi la mantenere. Quindi cosa... E fai un tiro per colpire. Faccio un normalissimo tiro per colpire. 9. Ok, lo colpisci, il rampino gli si incastra tra le costole, e cerchi di fare forza per buttarla a terra? No, adesso è mezzo bloccato. Io voglio
dopo aver lanciato il rampino, tirare, non so se a catena o a corda, spezzare, e quindi distrugge. Il rampino aggancia i cuori e io glieli sradico dal piano. Ma è azione o a round che ti muovi a 140 km? In realtà c'è una differenza. Perché sennò è molto di meno, sono 36 km all'ora. 140 sto, metri. Sto già sudando solo per la domanda, Claudio. Sono 660 metri a round la sua velocità. Ok, quindi a round, non azione. 660 metri a round, quindi a azione 140. Ah, ok. Okay. Quello che stava 40 km è poco allora, 40 km all'ora. No, va bene. Cioè. Vabbè, ragazzi. No, si muove a 144 km all'ora. Ah, ok, lui va a chilometri all'ora, non a metri a round. Anche voi andate a chilometri all'ora se li calcoli all'ora invece che a round. Ok. ha davanti la ventola, eh. È confuso. È colpa della e perché state parlando di chilometri all'ora? È sempre tutto in metri a round. Ma perché lui va talmente veloce che va a 144 km all'ora, normalmente. Senza impegnarsi, fa meno fatica dagli auto. Non mi quadra, cioè. Non mi quadra comunque. Cosa vuol dire non mi quadra? È come come è uscito? No, come è uscito al 140 km all'ora? C'è scritto sul manuale che lui si muove a 140. Io velocità 132, che al tasso di cambio della tabella 144 km all'ora. Ma 132 sono i metri. Io no, 132 non è la mia velocità, è il valore di velocità. Ok. Io giuro che non la uso perché più. Quindi tu non c'hai scritta la definizione, perché noi ce l'abbiamo. Io c'ho 20 e poi 100 metri per un round. E lui ha segnato solo i 144. Ok, quello che non mi tornava. Ok. Ah, mamma mia. Perché io c'ho scritto 100 metri a round. Al prossimo giro cammino così. Ma lui è un cyborg, va bene. Oh. Ok. Ora un cyborg. Bene, quindi. Un cyborg totale, ci terrei. Forza totale. Anche là sotto. Quindi rasta, faccio per colpire o forza e stop? No, fai una prova di... mi pare che tu ce l'abbia. Io sparo no, basta. Vai, fai una prova... Tira un dado da 20. Ok. No, però c'è il più 3 della tua forza. Qui 5. Super cosa. Che vuol dire che riesci... a tirare verso di te il Lich King con tutti i suoi cuori. Ok. E stacchi un pezzo della sua cassa toracica che ti arriva in mano. E i suoi cuori vedi che stanno continuando a pulsare anche staccati da lui. Che schifo. Tutti e 13 contemporaneamente. Ma perché li ho tutti? C'è una specie di... una collanina. Collanina. Ah, con tutti i cuori. Che schifo. Beh, tirando un'altra volta riesci a strappare proprio del tutto. Tira, tira, tira. Allora, o strappo oppure li tira, comprimo nelle mani e pugni stretti e faccio una poltiglia dei cuori. Beh, inizia a schiacciarli uno per uno. In tre round li hai uccisi, distrutti. No, direi che uso il folgoratore e gli sparo sui cuori. Scarica, libera, libera. Faccio saltare tutto in aria. Vai. Anche perché non sono così raffinato io. Quindi 10. Ok. Preso. Quindi 3 di 6 di mega danno. 6 e 2, 8 e 3, 11. 11 mega danni ai 13 cuori. Ne hai quasi fatto uno per cuore di mega danno. Appunto. Sembra che stai parlando di qualche cartone. L'hai fatto uno di cuore di mega danno. Poi se guardi la luna puoi invocare il suo potere. E il Lich ti guarda soddisfatto. Sì. Soddisfatto? Sì. Ti guarda soddisfatto. C'è un certo sadismo. Mi sa che adesso. Mi sa che adesso Brockner sarà cattivo. Più gira pagina più il livello sale. Sì, esatto. Il tredicesimo. Mi preoccupo. Il quattordicesimo. Ah, allora anche il livello degli incantesimi. Bilanciato a capo. Non è proprio bilanciatissimo. Bene. Più o meno, ma non necessariamente. Quindi mi fai luci danzanti adesso? No. È di nuovo, però devi stare attento. Senti che un'energia orribile passa attraverso i cuori che tu stai tenendo per scaricargli con il folgoratore e immagino che tu sia una vittima riluttante. Sì, no, certo, di sicuro non accondiscendente, quindi. Esatto, c'è il tiro salvezza. È confuso però, c'ha metà degli attacchi. Sì.
ne ha due invece. E c'ha un meno due a qualcosa. Sì, a schivare, a parare, a bloccare. Ah, infatti. Bello sta cosa. E il tiro salvezza. Ora cosa fa? Non tirare quello. È un bel tiro salvezza standard, quindi devi fare 13 o più. 13 o più. Si è abbonato, eh? Sì, no, no, stasera è... Allora, hai avuto un momento in cui hai tirato solo alto. Esatto, adesso basta. Cioè, l'ultimo, ovviamente l'ultimo giorno su quella decisiva. Sto facendo schifo. No, no, ma è scuola Roberto quella. E voi vedete Broxnar diventare molto più sottile, piccolo, molto mingherlino. Tanto da diventare grande quanto Fitz. No, ciao! Sono diventato un halfling. Adesso parli anche tu così. È vero. Ti rendi conto di essere un pochino più alto di Fitz? Non tantissimo, ma un pochino sì. Più cicciotto? Sei abbastanza cicciottello e senti che dalla faccia no! ti sta... No! No! Mi ha trasformato in un nono. Come lo odio! Ti faccio l'armatura. Come mi fa incazzare? Come mi fa incazzare? Beh, peggio di Paolone di 7 kg in 7 giorni. Non ti vedi da solo, non sai che sei un nano. Ancora non te ne sei. No, lui lo sa, sente la barba. Adesso sentirò l'irrefrenabile desiderio di farmi lo scalpo da solo. E subito dopo, con la sua seconda azione, vedi che dalla sua bocca. Si genera una palla di materia oscura che vola verso di te. Puoi schivare se vuoi. Se vuoi, eh. Solo se vuoi. Se vuoi. Scusa, vediamo se si sente. Scusa, 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 mi sento, mi fa incazzare. Paolone, mi maledetto Paolone. Niente, vabbè. Ce l'ho tra i preferiti. Come posso provare a schivare? No, semplicemente mi dici che schivi e la palla va oltre. Schivo. Qualcun altro di voi vuole schivare perché sta venendo a fare filetto? Cosa sta venendo? Una sfera sta uscendo proprio fuori dal palazzo. È una sfera nera grossa così che è stata sparata dal Lich King. Automaticamente. Che differenza c'è tra parare e schivare? Che parare lo fai in corpo a corpo e schivare è proprio buttarti di là. Ok. Ma io lo schiverò. Schivo. Schivate e la palla... Io la prendo in faccia. Tu la prendi in faccia? Non so, mi sembra una buona idea della descrizione. Non importa. Io schivo e mi sposto da Fitz. Ok, ti colpisce. Sono 30 mega danni. Sbatto il bastone. 36 secondi e schivo. No. No. Eh no. Eh no. Eh no. Meno 10 in realtà. Ok. Oh. Vedete che di Fitz rimangono i piedi. Porca. Perché? Quanti danni ha fatto? 30 mega danni. E quanto ce l'avevi di a 20? Punto? Quindi sono 1000 danni ti ha fatto? Cioè non hai schivato ed è rimorente praticamente. No, beh, in realtà ero partito con 30, quindi... Un mega danno non sono 100 danni? Non mi ricordo mai se è 10 o 100, comunque... Però lui ne ha presi 10. Sì, quindi... L'ha polverizzato. Forse 10, perché 100 mi sembra tantino. No, appunto, è probabile che sia 100. Non sarebbe mega. Esatto, sarebbe grandi. Beh, da 5 siamo rimasti in 3, buono. Sarebbe chilo danni. Esatto. Di Fitz vedete solo i piedi, non rimane nient'altro. Fitz! Anche il demone che era stato tirato fuori dal rift viene spazzato via dal... Vabbè dai. Fitz, perché non hai schivato? Lui l'ho guardato e mi fa, no, io la prendo. Va bene. Ah, le mantate. Cosa vi devo dire? Così, un suicidio così, va bene. Dai, starà bene, no? Può tornare indietro nel tempo. Mamma mia, quanto mi fa incazzare! Ecco, vedi. E guardo Miley Skin. Confermo che sono un mega danno 100 danni normali. Ok, quindi hai preso 10.000 danni. No, ne hai presi 1.000. 10. Oggi conti, ha preso un milione di danni. Esatto. Stiamo ormai esagerando, sembrava quasi... Manco fosse esalted. Esatto, appunto. Oddio. Bene. Che legna. Fitz. Di Manto, puoi mettere le scarpe qui sul tavolo così siamo un po' più dentro la situazione. Sei sicuro di quello che hai detto? No, infatti. No. Cioè, no.
Va bene che stiamo optando per un misto di mondi, ma finiamo nel cyberpunk. Ero Stanislavski, ero completamente immedesimato nella situazione. Alphonse, domanda. Dimmi. Che cos'era? Era una meteora. Una meteora. Quindi faceva danno da? Un contatto. Faceva danno da fuoco MD. Merda, non poteva essere terra visto che era una meteora. No, una meteora fa una vampata di fuoco. Va bene. È quella che ha estinto i dinosauri. Se non avevo resistenza per quello. No! Fitz! Fitz! Tiro fuori la pistola. Fitz! E sparo 4 colpi senza neanche vedere se vanno a segno o no. E tiro. Vai. Però li sparo comunque tutti insieme. 19. Ma verso dove? Verso di lui o verso Lich King? O verso i cuori? Beh, Lich King è, se non c'è, è per terra. No, Lich King è in piedi. Però non c'ha il torso? Il torso ce l'ha. Ce l'ho io. E i cuori sono io che percepisco comunque le lines, il potere della vita, della morte e del santo graal. Dove mi sembra che arrivi quella, anche quella presenza che avevo sentito che dava forza alle spade di Tain, da quello che c'ha in mano Brox, dai cuori? Allora sparo a quello, 19 di dado. Sono 3 dadi da 6, no? Perché non è critico. 9 danni, 9 mega danni. Specifichiamo mega. Sì, i miei sono tutti mega danni. Secondo 16 preso. It's. Sono 9 mega danni. Come fantasma della forza o dello stronzo? Fantasma del tempo. 4 colpi di pistola. Dove? Ai cuori. Spara ai cuori. Sto sparando ai cuori. Insisti! E al terzo faccio Fitz. 11 preso. In realtà colpire è molto facile ed è per quello che 11, ti ha fatto di mega 11 danno. Mega danni vanno via come il pane. Esatto. Per adesso quindi siamo a 29. E poi con il quarto gli faccio Fitz, usa il tuo potere stavolta, fai qualcosa. 10 preso. 15 mega danni. 15 mega danni. Quindi 29, 29, ne fate 44 più quelli che gli ho fatto io prima. E infatti vedi che ormai del Lich rimangono, cade praticamente a terra, perché mano a mano che colpivi i cuori le ossa si smontavano e capisci che le ossa corrispondevano ma a i cuori alcuni dei cuori subivano danno visivamente. Sì. Vedi che però non faceva i buchi come nei muri, veniva in parte assorbito. E mano a mano che colpivi i cuori si stavano assottigliando e riducendo a delle prugne secche appese a un cordicello di tendini. E ogni cuore che distruggi in questo modo vedi che fa cadere dei pezzi al Lich King, di cui ormai rimane praticamente solo la colonna vertebrale, un braccio e la testa, manca anche la mandibola. E quanti cuori sono rimasti più o meno in salute? 2. E riesco a percepire mentre perde potere il convogliarsi delle energie, perché io ho automatico vista delle linee del magico, per provare a indicare a loro quale mi sembra il cuore, quello principale. Se tu non avessi usato tutte e 4 le azioni, sì. Che però io ce li ho tutti automatici di base, passivi. Sì. Vuol dire che non devi tirare, ma ti devi concentrare lo stesso. Ne rimangono solo 2 comunque, dai. Will. Beh, 2 ne rimangono, 3 attacchi ho. Però visto che lui rimane, anziché col fucile a pompa medio, che rischio di beccare anche lui, con la pistola medio calibro. No, ma puoi sparare col fucile a pompa perché così uccidi un nano, va bene. Lo accetto. Vado, tiro 3 dadi. Per colpire. Però ti posso riportare come eri, non ti preoccupare. Questo 8. È vero. Preso. Erano 4 di 6, quindi 12 di 6. L'8 colpisce o no? Sì. 2, 4, allora, 2, 4, 6, 6, 12, 12, 9, 21, 23, altri 4 di 6. Minchia! 23, scusate, 30 e 11, 41. 41. Sti cazzi. Gli fai saltare anche l'altro braccio e un altro dei cuori si avvizzisce. Come nel video, è uguale, proprio avanzando verso di lui. E sta a Broxnar prima che tocchi al Lich.
Va bene, io quello, il cuore rimasto lo strizzo, cioè. Vai, una prova. Deputenza. Deputenza. 15 più 3, 18. Sono 3 dadi da 4 di mega danno. 3, 5, 9. E arrivate a un tondo 140 mega danni. Che erano esattamente sui PF. Distruggi l'ultimo cuore e vedi il corpo che proprio fa e si smonta, si sgretola nelle ossa che si separano. I pezzi di armatura ormai non sapreste nemmeno più riconoscere quali sono e dove stanno. E il palazzo, che vedete ogni tanto perde dei pezzi perché sta cadendo letteralmente sotto i vostri colpi. Non importa, è morto Fitz, bisogna ammazzare tutto. Senti una voce nella tua testa, Broxnar, che ti dice: tu sarai il mio gioiello. Guarda come sei bello adesso, come ti ho trasformato, cosa sono riuscito a fare dopo tutti questi anni. Ti ricordi quel giorno, il tuo clan, chi pensi che avesse mandato Taruk? I tre sono troppo stupidi quelli e non sono sopravvissuti alla mia potenza. Neanche l'arcimago è sopravvissuto e il signore delle ombre mi ha dato il suo potere prima di morire. E cade un altro pezzo di palazzo. Stallich, che sta facendo questa cosa. Okay. Usciamo da questo luogo. No, bisogna ammazzare. Ma sta crollando il palazzo. Se ce ne andiamo siamo morti, lo lasciamo ancora vivo. Adesso siamo morti uguale. E come facciamo a trovarlo? Lì. Lì rimangono delle ossa smontate per basta. Terra. Sentite la voce. E beh, chi sta dopo? Io provo a fare il combattimento perché non seguire è tracce. Io voglio provare a concentrarmi e a provare a percepire. Allora, inizia Broxnar a fare tracce. Blu decine, nero unità. Niente. 95. Non possiamo lasciare che Fitz. Spero veramente che non gli sia successo niente. No, io distrugge. Io, tu crede che io posso rimanere nano? Ti posso sistemarlo. Ma a me non interessa chi può sistemare. Io devo spaccare lui perché è trasformato in nano. Poi sì, al massimo poi suicida perché è rimasto nano. Ma nel nano. Frattempo è morto Fitz. Io capisco di morto Fitz, ma io troppo arrabbiato per pensare e di quindi andiamo a ammazzarlo. Sì. Non mi devi convincere, sono già convinto. Ci sono delle scale da qua. Io però percepire mi concentro. Ci sono diverse scale in realtà e non, nessuna scala è uguale a un'altra scala come fattura. Mi sembra che alcune siano dei pezzi di palazzo nanico trasportato qua, altri vi sembra che siano delle strutture in un materiale simile a quello con cui avete visto costruite le strade, che quindi vi è sconosciuto. Altri pezzi sono dei pezzi di ghiaccio, di caverne di ghiaccio che sono lì per caso, e sembra che l'intero palazzo sia un unico gigantesco rift con diversi sbocchi e che probabilmente passando da uno all'altro all'interno dello stesso palazzo potreste trovarvi in posti completamente diversi. Ok. E tutto questo lo capisce Alphonse in particolare, che sente che le line si spezzettano mentre arrivano nei diversi punti del palazzo, come se lì si interrompessero perché entrano in un portale. Ma Roberto non mi sta ascoltando. No, stai già detto che ti ascolto solo le line. Bacio. Che diciamo ormai sono... Ti stavo percependo. Ormai hai percepito, ma... Cosa possiamo fare a trovarlo? Va bene, riprovo a percepire. Non abbiamo elementi. Se state zitti un attimo... Percepisci la stessa cosa di prima. Ok, mi teletrasporto lì. Ok, si teletrasporta una decina di metri più avanti, al margine con una di queste zone del palazzo diverse. Da quella parte andiamo, Broxana. E provo a guardare in giro se sento la sua presenza. Sì, la sua presenza la senti in quasi tutto. Senti che ha permeato i diversi rift che dipendono dalla sua esistenza. Non mi viene in mente niente al mio personaggio che un po' se ne intende di questo... Come poterlo rintracciare o... Fai una prova di conoscenza e magia. Dato da 100. O in caso come poter chiudere sti cosi, visto che teoricamente ripercepisco i rift. Allora, magia? Sì.
No. L'unica cosa che ti viene in mente è probabilmente riuscire a trovare dove sta effettivamente il filatterio, che per quanto possa essere una leggenda, magari è una leggenda vera. Anche perché non è che ci abbiamo tante altre... Perché sono talmente tanti rift in un punto solo che anche se riusciste a chiuderne uno, comunque non risolvereste la situazione. Mm. Non sei nemmeno sicuro di quanto vi costerebbe chiudere un rift in questa situazione. E mi guardo intorno cercando di concentrarmi, ma un po' spaesato perché non ho idea di cosa fare. Cos'è l'attrezzatura diagnostica, voi che siete informatici? L'attrezzatura diagnostica è quella che attacchi a un macchinario e ti dice, tipo quella che attacca il meccanico alla macchina, no? Che ti dice... Ma sono da lambda e farsi benedire. Il genere è quello. Esatto. È il responso, l'unico responso che dà quel macchinario, sì, in realtà. O l'alternatore. No? È come la macchina che fa beep dei Monty Python. Ah, abbiamo anche la macchina che fa beep. Quella che fa... dimenticato. Ah, no, quello era palle spaziale. Ho perso i bip, ho perso i trip, ho perso i bip. I trip. Va bene. Abbiamo due opzioni davanti a noi. Il fantasma di Fitz. Oh. Sì, qui la mia. Vabbè, io mi riparo l'armatura intanto. Provo, se non altro. Ma io posso riparare le armature, immagino di sì. Ho detto di stare zitti. Fitz, stai. Blu, decine. Fitz è morto. No, ti giri. E guardando attraverso uno dei rift. Vedi Fitz, è semitrasparente, azzurrino, bianchiccio. Torna di qua! Non posso... Piantala di fare il cretino, torna di qua! Che ne so io, posso o non posso? Puoi provarci. Vediamo! Mi sento tanto fantasma del Natale passato. Posso fare una prova di conoscenza dei rift per capire che cazzo è successo? Assolutamente sì. 92. E c'ho 80. Ah no, automatico, scusa. Ah, ok. È estremamente... 92. Dato che il Lich aveva appena aperto un rift davanti a voi, probabilmente, dato che è successo appena dopo, l'energia con cui il rift pulsava è probabile che abbia interagito con le energie caotiche di Fitz. Ma che è tipo sono uno caotiche. Spirito? Cioè tipo è un'anima senza corpo? È un'anima senza corpo... Perché la sua anima è finita in un rift diverso da quello in cui si trovava il suo corpo. Però il suo corpo non c'è più. Perché è stato annichilito da nome terra. Faccio Fitz, vieni qui! Prendi me! Fai qualcosa con i tuoi poteri, non sappiamo cosa fare, non io possiamo perdere quello. Io ti prestati questo schifo di carcassa nano che... No, fa schifo anche a me! Ah, ecco. Beh, io allungo la mano verso il rift a Fitz. Non ho bisogno di... Di riparare Aspetta. La sua armatura. Posso prendermi le ossa del Lich? 99. Sì. No. Io comunque inizio a fluttuare perché ho letto che col teletrasporto di puoi anche volare quando vuoi. Ok. Sì, che ce ne hai anche due poteri. Ogni secondo una roba nuova. Va bene. Hai per caso calcato la pistolina come quella di più? Quello è l'equipaggiamento. E comunque questi sono personaggi di primo livello. Quindi Fitz in questo momento riassembla il cadavere del Lich King. Sì, soltanto che siccome... Sì, ma sono le ossa. Esatto. No, io lo rassemblo io perché... A me sembra... Ah, quelle mi sembrano di troppo, vengo troppo alto. Togli no, no, stinchi. Si mette... Vabbè, questa la tolgo, però questa... Provo a montare fai una prova di medicina. Cos'è, dai. Dato da? Andato da 100 se ce l'hai. Se no è solo un quoziente intellettivo. No, però io ho sia una motocicletta che capacità nel guidare tantissimo motociclette. No, però oddio, possiamo prova a montarlo dentro una motocicletta. Transformers d'ossa. No, però potrebbe diventare no, la moto no, del posto. Stavo pensando l'orrore. C'ho biologia e chimica? Biologia va bene. Vai, biologizzalo. 28. Ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta. Riesci a ricostruire un però corpo. Questo ci vuole, se no non muovi il ginocchio, è per quello che servono. Cos'è il ginocchio? Ecco. Cos'è il ginocchio? Gli Halfling non hanno le ginocchia. È per quello che sono bassi. Quindi è tornato Fitz. È tornato Fitz. No, più o meno. Più o meno. Sì. Avvicino poi il cadavere verso il rift. Se si allontana troppo da un rift, non sai che cosa potrebbe succedere. È probabile che si rismonti. Fitz, aiutaci a trovarlo. Gli spiriti nella testa. Aiutaci a trovarlo. Non se ne può andare. Non ha ancora trovato la terza chiave. Quale ti sta ascoltando.
E la quarta? La quarta è solo se usi Fumble Now e Fumble What Now come codice. Mi avvicina la testa? No, testa vogliono fits vogliamo... come Slimer. Esatto. Beh. L'altezza c'è. Davanti a voi avete appunto questi innumerevoli rift. Potreste provare a cercare di capire da che parte è, oppure... Visto come? Che ero in forma di spirito quando mi ha chiccato fuori. Non è che io posso aver visto il suo spirito. Mica Manto ogni tanto c'ha le idee strane. Sì, solo che non dovrei avere sotto mano una scheda perché no. Altrimenti mi limito a quello che c'è scritto. No, ma sopra. Teoricamente non dovresti non schivare le meteore, però a parte quello. Esatto. Diciamo che preferisco che tu non abbia l'idea intelligente, ma schivi le meteore. Allora, diciamo che a livello di competenze sei fortissimo sul pensiero laterale. Sulla parte verticale, cioè il pensiero razionale, ecco, io farei delle ripetizioni. Sulla parte verticale, che è quella che tiene giustamente in piedi ogni persona, è in punteggio di saggezza bassa. Alto, il personaggio ha 7 tecnicamente bassa. Parlando nelle quindi il giocatore, il giocatore. Dove, quindi, infatti, il giocatore. Puoi fare una prova di conoscenze demoni, che più o meno ci sta lo stesso, perché bene, sì. Poi, 100. Ci sono morti in Rift? 100. Ce n'è uno che lo stiamo massacrando. Il Rift. Ma quello l'ha messo Claudio. No, il punto di Rift. 2-1 per lui, Il punto di Rift è che c'è tutto. In più ci sei un nano anche. Sei un nano, quindi non puoi parlare tu. No. Hai buttato perché ho 25. Tutto il tabacco. No, hai 35, ma non fa niente. Ah, perché ha 10 di livello, scusa. Non hai visto dov'è il suo spirito, perché probabilmente... Non ha spirito. Ha sparso il suo spirito in giro in modo che non fosse in un unico punto. Vabbè. Cavalluccio. Adesso i cari vecchi metodi. Uso orientamento. Non è qui il naso d'orco, non funziona più. Vai, tira. Che ne so, il naso da nano. Qual è le decine, qual è le percentuali? Scusa, cambio ancora perché facciamo decine, questo qui che ha le decine, unità viola che ha le unità. 006. Oh. Nice. La esatto. Una cosa sì. È rimasto un qualche cuore anche rinsecchito, mezzo distrutto. Sì. Io provo ad avvicinarmi e provo, visto che non ce l'ho adesso perché abbiamo cambiato PG, ma era l'ultimo incantesimo che avevo preso in tredicesima era, e provo a lanciare resurrezione. Quindi vuoi tirare su un'icona? Sì. Il Lich King. No, una di quelle che non erano le ultime due rimaste. Ci provo, tanto Lich King. Hai un tredicesimo di Lich King. Grazie, però ho una possibilità su tre. Ma non è morto Lich King, quindi che lo resto. Magari diventa umano. No, lo resto. Ora sei solo il King. Guarda che sarebbe meglio che tu restassi il Lich King. Sarebbe meglio che lo restassi, è vero. Perché lo obblighi l'anima a arrivare lì. E non è più un Lich. Teoricamente, però. Non lo so, non sono convinto di quanti punti di magia ti restano? Parecchi. Parecchi poi, quanti? 50. Perché siamo su una leyline. Ok. Forse un pochino di meno. Quindi se costa 45 magari devo controllare. Se però costa 30 ce l'ho. Cos'è, non è su una convergenza? No, perché c'è risurrezione. Quanto costa? 650. Stio cancro. Hai detto? C'è anche Chiudi Rift che costa 200 punti. Quindi niente. No, provo a lanciarlo uguale. Ok. E quando mi accorgo che tutte le mie energie non servono, provo a attingere pesantemente alla ley line e in caso anche a me. Verrà su un'aberrazione mai vista. Ci può stare. Fai una prova di... Cioè inizio a concentrarmi e attingere delle ley line dai rift anche a discapito del mio corpo. Fai una prova di conoscenza magia. Vediamo quanto a scapito del tuo corpo. Allora, è 3. Prima però maschera. Vedi che si forma una piccola barriera intorno a me che attivo il campo anti Megadan. E signore, dove aspetta? C'è un incantesimo bellissimo Sinto. Che si chiama disidrata e soprannaturale. Ma no, quindi assorbi 18 su 48. Ok. Non quello, possiamo farcela da soli. Quello che fai è che stai disidratando il soprannaturale. Tira 3 dadi da 6.
Minchia. Wow. 3? 4. Ah beh. 4 con 3 dadi da 6. Assorbi 40 punti EPP. Assorbo? Sì, disidrati il soprannaturale. Stai praticamente prosciugando un pezzo di ley line. Ok, allora aspetta. Per aggiungerti i punti. Quindi, per aggiungerti i punti. 40. Ne e ho. Quando lo fa, tu Fizz senti un male dell'ostia. Una sofferenza, un mal di testa, la nausea. Come se ti quanto stessero costava? Strappando. 650? Sì. Però c'è la versione rituale. Ma quanto c'ha di tempo di lancio? Perché un'ora. No, faccio quella veloce perché anche l'altra era una quick action, quindi piuttosto spendo. Quindi sono sotto di, perché se ne ho recuperati 40, praticamente sono a più 4, più 4, 78. Sono sotto di 576. Beh, sei a buon punto. Beh, ne avevo 74. Secondo me fai prima a fare il rituale di un'ora, però. Ma non c'abbiamo un'ora. E poi non lo so, perché io l'altra volta l'ho preso questo incantesimo e ce l'avevo come azione rapida. Quindi io provo a lanciare quello. E se vedo che non ce la faccio, attingo a tutto in giro. Allora, hai detto che sei sotto di 570. Sì. Mi sono perso qualcosa? Sto cercando di tirar su. Ho usato 570 punti mana che non ho. Ah, buono. Per cercare di tirar su un'icona dai cuori avvizziti. Beh, fai un tiro salvezza contro coma. Devo tirare? Un dado da 10. Non c'è segnato quanto c'ho. Se non hai segnato è 10%. Come dove dovrebbe essere segnato? Successo. Dove dovrebbe essere segnato? Dove hai il resto dei tiri salvezza? Ah, io ce n'ho uno solo. E allora si vede che è quello standard che è 10%. Però questi qua li raddoppio quando sono le leyline. In realtà avevo più 8. Non considerare più 3 contro maledizione, no? No, perché non è una maledizione. E allora vai, 10%. Dai, che è la maglietta di Link. Mettila su Link, metti su Link i dadi. Per forza. Vai, forza. 90. Oddio! 91. Ma non ho detto che lo facevo sopra. No, era 90 al 100. Che barba trucco. Il 10%. Era 10%, 90 al 100. Fallitissimo. Voi vedete che si sta concentrando talmente tanto, vedete che alcuni dei rift intorno stanno vibrando e si stanno spegnendo. Infatti altri pezzi di palazzo iniziano a cadere, perché non li tiene più su niente del rift che arrivava dall'altra parte. Mentre sto fluttuando poi. E a un certo punto parte un'ondata di luce da Alphonse, che cade per terra come un sacco di patate. L'energia, l'onda d'urto risbatte Fitz nel rift da cui era riuscito a uscire. Cazzo? E le ossa cadono davanti al rift. Sei ancora lì in spirito perché sei legato a quel rift ormai. Scusa Fitz, sono morto. Cioè sono a tempo. Stavamo così bene e, prima di entrare in questo portale. Tira un dado da 12. No, sì, tira un dado da 12. Perché una non può essere? Perché una non può essere. Ok, dammi da 12. Dov'è il manuale? Ecco, eccolo. Lì a sinistra, sinistra, lì, destra. Tua. Il signore dei draghi d'ombra. Non c'è nemmeno. Il re dei nani. Il re dei nani. Se dimmi che numero è solo il re dei nani, perché quello lo devo sapere. Te lo dico? Sì, dimmi il numero solo del re dei nani, gli altri non li voglio sapere. Il re dei nani è l'undicesimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11, quindi se faccio 11 è re dei nani. Ti devi inchinare, eh? 5. 5. Io tanto sono morto, non so cosa è successo. Will e Broxnar. Ma io vedo, Sì, anche tu in effetti vedi. La luce si è spenta immediatamente quando sono tipo. E vedete che uno dei cuori torna a pulsare per un attimo. Dopodiché dei filamenti di. Non lo vedo, sono terra. Di muscoli, tendini, cartilagini si stanno allungando. E davanti a voi si genera il corpo di un essere umano.
sembra un uomo sulla quarantina, dai capelli neri un po' brizzolati, molto palestrato, molto ben messo. Tra il diabolista, l'imperatore e l'arcimago, che sono quelli che ho dei boh, io non lo so, no, sembra uno di questi tre. La diabolista era una donna. L'imperatore, secondo me. Si alza, scrocchia un attimo il collo. Dov'è quell'ammasso d'ossa? Gli dei oscuri avranno la sua anima. Veramente è venuto il crociato? Veramente? Grande! Attenzione, mica che poker face hai fatto sull'icona. Complimenti, Claudio. Da te non me l'aspettavo, perché di solito non ce l'hai così. Non lo sappiamo. Non posso sopportare la sua presenza oltre, dopo tutto quello che ci ha fatto. Se Claudio ascolta sta puntata impazzisce. Dobbiamo riportare in vita gli altri. Da soli non ce la possiamo fare. Serve qualche cosa per ucciderlo. Ci sono due spade fuori. Una sono morto. L'altra l'ho pulverizzata. Le mani non saranno a sufficienza. Non gli posso spezzare la trachea, non servirebbe a nulla. Guarda che l'abbiamo già fatto noi, gli ossi sono qui. Questo era solo uno dei suoi cadaveri. La spada del crociato. Il tuo campione è qui fuori. Da questa parte, vieni. Seguimi. Segue. E ci sono anche le sue spade. Una, l'altra l'ho pulverizzata. Grazie. Beh, io lo guido dal suo campione. Andiamo, però. Si scrocchia un po' le ossa. Guarda il palazzo indietro. Sto venendo a prenderti, aspettami. Lo porti alle spade. Le spade erano attaccate per terra. C'era la colla. Avevi cercato di polverizzarle. Nessuno mi ha tirato fuori dal palazzo che crolla. Ma sta cadendo un pochino a pezzi. Sono rimasto lì con te, tra esatto. Cioè, non è che. Ehi, Al, ti tiri su. Prende l'unica spada rimasta, la solleva e mettendosela sulla mano, vedete che chiude gli occhi, si concentra un attimo e passandola come una persona che pulisce un coltello prima di tagliare qualche cosa di prezioso, passa la mano sulla lama che diventa bianca e pulita. Purifica la mente anche del tuo campione. È qua, guardalo. Ha dedicato la sua vita a te. C'ha scritto scemo chi legge sulla testa con l'astro adesivo. Bravo. Io non esco. Purtroppo per lui non c'è più nulla da fare. Ho fatto 97 di medicina. Allora, spacciato. Allora donali la fine come lui vorrebbe, per tua mano. Gli dei oscuri ti abbracceranno. E gli pianta la spada nella testa. You are welcome, Claudio. You are welcome. Vabbè, è stato ucciso da solo. Cazzo, no, difatti. Cioè, per un fanatico. Pensa a me che sono chiuso in corpo di nano. Si prende anche dei pezzi dell'armatura. Sarebbe stato anche molto bello il re dei nani avessi resuscitato quello. Si prende dei pezzi dell'armatura e fa: se ora volete indicarmi da che parte è andato. Tu non è che puoi ritrasformare me in orco, io più utile. Perché? Perché io più utile, più forte. Gli orchi puzzano. Non che i nani siano meglio. Potrei trasformarti in qualcosa di più utile. Ti trasformo in un pony bianco. Io posso andare avanti di uccidere i nani? Se sono colpevoli. E allora tu fammi trovare nani colpevoli. Vieni con me e troverai io ogni nano colpevole che abbia mai messo piede in qualunque mondo in cui tu sia mai stato. Accetto, però prima distruggi ammasso di ossa che parla. Cosa possiamo fare per riportare in vita gli altri? State chiedendo alla persona sbagliata, io sono qua per uccidere. Già, io sono molto contento di questo. Vedete che con calma, come se fosse Kenny il guerriero che va verso un uomo di Nanto. E quando mi passa vicino si vede benissimo con la telecamera, io privo di vita per terra, ma in una posizione bellissima. Sì, esatto, tipo con la mano sulla fronte, si è svenuto. Io guardo un attimo i cuori che ci sono. Li osservo con molta attenzione, li studio un attimo. Riesco a notare delle differenze tra di loro o sono troppo... Fai una prova di medicina o biologia? Non o... nessuna di queste cose. Non hai niente di tutto ciò. Ho tutte... lingua, pilotare, radio, riparare, strumenti sensoriali, trovare merce di contrabbando e usare computer. Vabbè, e allora fai una prova di quoziente intellettivo. Quanto hai? Ho 20. Vai, tira, 20%. Ok, quindi un dado da 100, decine... Su 12... Unità. 97 è il numero standard. Sì, io prima 98. Ragazzi,
Boh, ti sembrano tutti abbastanza rinsecchiti uguali. Se non fossero rinsecchiti, magari riusciresti a capire la differenza tra i vari cuori, ma così è impossibile. Vedete che comunque lui prosegue. Beh, io li prendo comunque. Io posso provare con pronto soccorso? Sì, puoi provare. Puoi anche provare Fitz da lontano perché ha medicina olistica. 47 o 50, e vai. Se vuoi, quelli che riconosci sono il signore degli orchi e il re dei nani. Ok, allora, quello del re dei nani lo calpesto finché non ne posso più. Cosa stai facendo? Finché non è quello del signore degli orchi me lo porto. Aspetta. Anzi, quello mangialo. Del signore degli orchi lo mangio. Assimilalo. Esatto. Perfetto. Lo mastichi, è pessimo di sapore e ha una consistenza orribile. Quindi per un orco è buono. Esatto. Quindi è fantastico. Sei un nano ora! Ma infatti, quindi anche i gusti sono quelli da nano. Infatti non schifo. È solo quello, è la simbologia. Ne prendo, guarda, colto da questo momento un po' di, diciamo, ne di... mangio un altro a caso. Ne mangio uno a caso anch'io. Okay. Tira un dado da 10, perché due ormai sono andati. Io nel momento che cominciano a guardare 7. I cuori, prendo uno che non sia necrotico, Ok. È un sapore un po' di selvaggina morta da parecchio tempo. È quello del druido. Che sapore ha il tuo? Non lo so, tiro anch'io. Vai. Sa di peni, sempre di 10? Di 10 tolgo 1. 1. Era quello più grosso di tutti. Beh, ma il mio era l'orco, scusa. Cioè, che cazzo ti va a fare? Okay. Giustamente. Era quello più grosso di tutti, sarebbe stato, per curiosità? Il drago dorato. Ah, però. Ad ogni modo, il crociato è andato oltre. È passato di fianco al rift dove si trova Fitz. Ah, no, no, non sono più in vista, in teoria. Ah, ok. Dove c'era Fitz. Ho dei piani alternativi. E sta salendo delle scale, abbastanza tranquillo. Terminiamo questo rituale. Lo seguite per qualche minuto, arrivate al piano di sopra e vi trovate in una stanza dove a cerchio sono stati aperti una decina di rift diversi. Ma non ha nessun effetto su di noi questa buffata che abbiamo fatto? Per il momento non lo sai, magari quando provi a fare delle cose potrebbe avere un effetto. E al centro di questi rift vedete che rimangono solo delle ossa che fluttuano in una specie di fiamma azzurrognola con queste ossa che hanno assunto una vaga forma umanoide ma non sono attaccate, non ci sono giunture, collegamenti, cartilagini di nessun genere. E il crociato che si trova davanti lo guarda e gli fa: beh, penso che finalmente sia giunto il momento di mettere fine alla nostra diatriba iniziata tanto tempo fa. Quanto dura la confusione? Minuti. Ok. Non sono passati? Però non gli viene un po' adesso, solo un piccolo intervento dell'ultimo chiave. Rimasuglio. Quindi era lui la terza chiave. Tipo lui pensa che sia... Quindi è questa la terza chiave per un secondo solo. E non risponde assolutamente. Il crociato vi guarda e vi fa: vi ringrazio di avermi portato fino qua, ma quello che sta per succedere è meglio che voi non lo vediate. Tornate indietro, mette una mano sulla spalla del nano e una sulla spalla di Will. Tornate indietro e riportate la Grigia Accademia a quello che doveva essere. Se diventerai il signore di questo mondo... No, questo mondo verrà distrutto. Ah, io che volevo una raccomandazione, dico, sorridendo un po'. Proprio un politico, due anni da sindaco. Stato rovinato. Porca miseria. Vi conviene andarvene molto velocemente, perché questa... E gira la spada. Sarà l'ultima cosa che questo mondo vedrà, prima che gli dei oscuri lo prendano. Addio. Andiamo, Broxton. Forse per un paradosso temporale. Mi guardo le manine. Forse per un paradosso temporale, quando rimboccheremo il portale, potresti ritornare ciò che eri.
Lo dico un po' non tanto convinto, vedi. Vado, lo seguo in depressione. Vi accelera indica, il passo e ti guarda. Indica uno dei portali. Gambine. Vi indica uno dei portali. E entrate in quel portale che vi indica o sì, entrate sì, in un sì, portale? Sì, mi fido, mi fido. No, no, io mi fido dell'incrociato. Anche perché tanto ormai esatto, peggio di così. Appena varcate il portale, vedete che il rift dietro di voi si chiude in una vampata di fiamme azzurre che esce in un secondo dal portale. Nessuno si è portato via il mio corpo. No. Quindi la storia dello struzzo rimarrà per sempre in un mondo distrutto. Esatto. È una leggenda dello struzzo. E tra l'altro l'altra volta l'ho raccontato a Fizio. Quindi. E a Tain. Giusto. Porta bene, due. Eh? È come le ringhe. Porta fortuna. Esatto. Porta fortuna la storia dello struzzo. Minchia, davvero. Cazzo, siete all'Accademia Rich King. Siete all'Accademia Grigia. E vi pare di essere in un momento appena prima che l'ammasso di cadaveri attaccasse il palazzo, ma nessuno di voi due ne sa niente. Quindi qua si chiude la puntata. Vai, Fizz, a parte dei titoli di coda, e a metà c'è la scena dei titoli di coda. Con lo spiritello di Fizz. Sono andato a recuperare gli spiriti di Tain e di Al. E siete diventati dei kobolds. Nel futuro? Beh, nel futuro no. Tu puoi andare solo nel futuro. Sì, infatti quando sono semplicemente passando nei riff c'era lo spirito. No, 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 di lì, vieni di qua. Anche a te, no. Presi uno con l'altro. Ma la mia anima non l'hai mai trovata. Solo lo spirito. No. Aspetta, c'è un attimo di confusione. No, la mia anima, la mia anima l'ho cercata, non l'hai mai trovata. Non l'hai mai trovata? Ah, questa qui è la quest contain. E in teoria stiamo nell'ultima scena, stiamo guardando i cuori che sono rimasti. Che facciamo? Riprendiamo? E partono i titoli di coda. E quello che avete ascoltato era Fumble. Fumble now. In realtà potrebbe essere, scusa, la scena più fastidiosa di tutti i film. Quella inquadratura mentre mani di coda sul corpo di Alphonse, che però rimane, poi si inquadra la mano, no, non si muove, peggio, si inquadra la mano e si allontana, non si vede niente, non succede niente, e tu dici, ma ha mosso la mano, vero? A me pare che l'abbia mossa, no, non è vero. Ha trovato l'Inception. Ha fatto una fine epica a Tain, eh? Minchia, raccontateglielo, raccontateglielo. Comunque no, infatti lo scrivevo, cioè, cazzo, il karma dei dadi. Sì. Su tutto lo sbatta del crociato che ci siamo fatti per quante puntate? I tre della 18. Grigia. Esatto. 18 puntate. 18 puntate per evitare che il crociato... 18 puntate, una su 12, il crociato. Non ci credo. Beh, io sui titoli di coda scappo, ragazzi. Sì, anch'io andrò a breve, ma prima salutiamo i nostri ascoltatori. Mentre loro scappano, io vi posso dire tutto il resto. Ah, ok. Salutiamo Roberto e Andrea. Tanto buonanotte a tutti. Settimana prossima. E mi raccomando, guardatevi il video. Esatto. Guardate il video che verrà caricato domani. Grazie, ragazzi. Ma se state guardando il video, già lo sapete. Ciao. Alla prossima. Ciao Andrea. Quindi è già stato caricato, se stanno guardando il video. Allora, Rift, che è il gioco a cui abbiamo giocato stasera. Bellino. Mi sembra molto Exalted. Fai fatica cose. A capire in realtà che sei di primo livello. Però sì, beh, come Exalted. Come l'abbiamo giocato noi. No, e allora, le classi sono, come dicevo, sono abbastanza sbilanciate, perché ce ne sono alcune che sono forti solo in alcuni contesti, alcuni che sono fortissimi in combattimento e seghe su tutto il resto. Altri che hanno poteri che non sono bilanciati tra di loro per livello. Quindi magari i maghi, ad esempio gli psionici, hanno dei poteri fortissimi già dal primo livello, ma non vanno a scalare. Vanno magari anche a scalare, però non è detto che un potere di dodicesimo sia però effettivamente più forte di un... Più fico e forte di quello del primo. Anche perché soprattutto il mago è molto variegato come poteri, non come magari il miscelatore elementale, che sono tutti bene o male di danno, spostamento sì, e difesa. Ti aggiunge qualche giro. Ci sono un sacco di cose in più che possono essere fatte, c'è la risurrezione. Di chi ma 650 quanto per lanciarla non in l'ultima puntata? Che cazzo di livello devi essere? Devi essere di livello alto o avere magari una qualche combinazione di classe razziale e classe occupazionale che ti pompa tantissimo i punti magia. Ah, ok. Te lo devi costruire, cioè diciamo che puoi costruirlo
Ti ci puoi mettere là e ci puoi stare anche giorni volendo a fare se, una scheda. Se siete una di quelle persone che passano volentieri il tempo a fare i personaggi, questo è un modo divertente per farlo. Perché, allora, sì, solo... Cioè, tipo io adesso dico, cazzo, la risoluzione costa 6,50, vorrei farmi un PG con 1000 punti, vediamo se riesco a farlo, proverei a fare le combinazioni. Sì, magari fa solo resurrezione. Sì, vabbè, però sei riuscito a fare quello sì, che volevi sì, fare, sì. Quello è importante. Dal primo livello a fare resurrezione. Esatto. Vabbè, dal primo non ce la fai, però. Però fate conto che ci sono, boh, credo una trentina di classi diverse, quindi... Quindi... Mescolando razze, classi. Lascio continuare, buonanotte. Ciao, classi, razze e avanzamenti vari che potete fare, vengono fuori dei personaggi vari. Mm-hmm. E soprattutto sono quasi tutti abbastanza particolari. Perché essendo un'ambientazione distopico futuristico fantasy, sì. C'è dentro veramente di tutto. Per cui ci sono dentro i mutanti, i fuorilegge alla Kenshiro. Però allo stesso tempo ci sono i mistici, i tecnomaghi, i cuccioli di drago che è una classe, il predatore psionico, il flagello mentale, c'è veramente un sacco di roba. E infatti sono 384 pagine di manuale di cui sì c'è una bella parte di ambientazione, ma sono 40 pagine. Dopodiché partono i personaggi. Incantesimi, personaggi, regole. E fino a 320... praticamente sono i abilità dei personaggi. Quindi se vi piace costruirvi i personaggi ci mettete del tempo. però è una cosa che si può fare. Io proverei per curiosità mia, nel senso senza impegno, a rigiocarlo con la sua ambientazione originale. Cioè, lo vorrei fare. Quindi con questa America distopica, perché secondo me su questo sistema di gioco rende perfettamente l'idea. Sì, anche perché questo è il manuale base, diciamo, con le aggiunte della Ultimate Edition. Però essendo il manuale base comunque si sono spinti parecchio sulle cose tecnologiche. Anche perché una delle cose dell'ambientazione è che il cataclisma che c'è stato, che ha risvegliato i poteri, ha decimato l'umanità eccetera eccetera, però ha risvegliato la magia. E la coalizione, cioè gli Stati Uniti nazisti, sono cacciatori di maghi. Loro cercano di eliminare la magia perché è evidentemente un segno del male che ha distrutto l'umanità e va contro l'ordine delle cose. Quindi il fatto che tu sia magari un mago nella coalizione non vai in giro a sparare meteore e palle di fuoco a qualunque cosa, perché ti arrivano contro con i mazinga della situazione. E puoi anche essere un mago che lancia le palle di fuoco, ma Mazinga ti fa 70 mega danni a round. Esatto. E tu magari ne fai 6. Col missile è quello che spara dalle palle, quindi cioè. Tra l'altro, tu dici il missile, ma c'è un intero capitolo sui missili. No, non avevo dubbi, cioè, nel senso che era un gioco lievemente militarista, l'avevo intuito. Sì, assolutamente sì. L'estetica dell'ambientazione di base è un po' al confine tra Cavalieri Guerriero e Warhammer 40.000. Okay. Perché è abbastanza distopico, post-apocalittico in certe parti, e per le parti della coalizione sembra di stare in Warhammer perché è super militarizzato, teschi ovunque. Certo. Warhammer 40.000. Ordini urlati e cose di questo tipo. Assolutamente sì. Un accampamento di orchi. Un normale accampamento di orchi. Non urlano gli orchi. No? Sicuro? Ah, fanno urlare gli altri, certo. Giusto, scusa. Certo. Beh, gli urli ci sono però. Sì, sì, è vero. Se vi interessa il gioco, appunto c'è la versione italiana che è stata tradotta da Rifts Italia, di cui mettiamo il link nelle note della puntata, ma se andate sulla puntata scorsa già c'è, perché avevamo avvisato che avremmo usato questo sistema. Loro vi faranno sapere come, se e quanto vi costerà avere il manuale, che si sono autoprodotti loro traducendolo e cercando di ottenere tutte le possibili autorizzazioni dall'autore, cosa che da quello che ho capito non è stato facile, perché sembrano essere molto gelosi del loro sistema, pur essendo un sistema molto vecchio e di cui non viene pubblicato materiale da un bel po'. Ad esempio non esistono generatori di personaggi software, perché sono talmente gelosi che fanno causa a tutti quelli che ne aprono uno e lo mettono a disposizione.
quindi cioè credo che sia stato un lavoraccio riuscire a fare uscire questa traduzione riveduta ed espansa del manuale base. Fosse anche solo per l'impegno che c'è dietro, andate a dare un'occhiata, perché comunque è un bel lavoro. E poi è tradotto bene, cioè l'ho letto, sì, è stato tradotto veramente bene, soprattutto pensando al materiale anni 90 da cui si partiva. Se invece volete sapere a che cosa giocheremo settimana prossima, si torna a Feng Shui. Si torna a Feng Shui con ospiti almeno uno degli amministratori di Sesso, Droga e D&D. Sarà una puntata molto meta, perché giocheremo noi stessi in una situazione post-apocalittica o di apocalisse. Quindi niente maestro Gin Fizz. Gin Tonic, ormai in ciafo. Troppi alcolici in ballo. Dopodiché, se riusciamo... Che è venerdì, settimana prossima o no, giovedì sempre? Okay, giovedì, perfetto. 29. Ci sarà poi lo speciale horror, western, per mettere insieme generi diversi. Dopodiché partiremo con Warhammer Fantasy. È lì. Quello della Fantasy Flight. È lì. Quindi il regolamento di Guerre Stellari, ma con Sigmar. Ci piace. Io non so un cazzo dell'ambientazione, quindi... Ti faccio il breviario io, non ti preoccupare. Grazie, perché ho notato che tutti invece sanno tutto e mi sentirei un filino... No, guarda, lo leggo anch'io il breviario per ripassare. Quindi... Per ripassare, io devo studiare invece, è come quando vai all'esame con gli appunti dell'amico per... Sai che i miei appunti sono pessimi. E appunto per quello che... No, in realtà secondo me si capisce, vai tranquillo. Cioè... Allora, è un fantasy molto classico e gotico. Mm-hmm. High fantasy proprio perché... divinità che sono sentite vive, l'imperatore, il primo imperatore è la divinità dell'impero adesso, quindi c'è un senso di appartenenza molto vivo dell'impero. Esatto. Ci sono i dei del caos che sono il male puro. Esatto. Ci sono gli eretici e ci sono gli orchi e i goblin che pure cercano di distruggere l'umanità. Più classico di così è difficile. Cazzo fanno? Iper-conflittuale. Gli Eldar sono conflittuali. Sì, sono tutti in conflitto con qualcuno, tranne umani e nani che vanno abbastanza d'accordo. Esatto. Però dipende dalla regione. Gli elfi sono contro tutti, gli elfi scuri sono contro tutti di più, compreso gli elfi normali. Tant'è vero che di razze giocabili in Warhammer Fantasy terza edizione ci sono gli umani, i nani, gli elfi e basta. Ci sono due tipi di elfi, perché ci sono quelli alti e quelli selvaggi, mm-hmm, ovviamente. Però lì finisce, non ci sono gli halfling, non ci sono robe strane, yes, o Warforged, proprio la roba classica da fantasy. Con in più la cosa che i maghi rischiano sempre di creare grossi casini, cosa che poi Dragon Age ha ingigantito nella sua ambientazione, ma che arriva da lì. E che altro dire? L'11 luglio, se siete a Milano... ed è un martedì sera, si fa di nuovo una serata alla Forgia degli Eroi. Io faccio giocare di nuovo Clotos a chi non è passato. Ringrazio tutti quelli che sono venuti al Filare PG Day e che sono venuti martedì scorso, cioè l'altro giorno, alla Forgia degli Eroi a giocare. Ho esaurito le copie gratuite che avevo di Clotos, ma lo potete scaricare dal sito di Fumble GDR, quindi non ci sono problemi. Il PDF è lì a disposizione per tutti. Yeah. Sto lavorando per finirlo, spero di finirlo in tempi brevi. Se volete partecipare al playtest come hanno fatto in settimana, scrivete a fumblegdr@qwert.it e per tutto il resto andate su fumblegdr.it/shop, comprate i nostri gadget, comprate i manuali di Urban Heroes usando il codice FumbleNow. Wow. E andate su qwert.it a fare delle donazioni, così prendiamo altri giochi nuovi. E dei ventilatori. Il ventilatore è già in corso d'opera, sta arrivando. Quello arriva in fase di sopravvivenza. Esatto. Poi in fase di star bene sono gli altri ventilatori. Non possiamo riempire la stanza di ventilatori perché poi si fa un vortice d'aria, esatto, che nemmeno Fizz. Ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble. Quella che avete ascoltato era Rifts Ultimate Edition. Alla prossima. Fumble Now.